Sembra più studenti che colleghi. Come? Più studenti che colleghi, però. Adempone, sì. Per piacere, mi verranno che c'è gente che poi viene in presenza per parlare. Posso aumentare? Sì, l'hai aperta tu. Allora, qua è aperto. E quindi registri. Registrando. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Sono il direttore del dipartimento, Luigi Canetti, quindi vi rivolgo molto volentieri un saluto, benvenuto e un augurio per i lavori di questo incontro, che è la terza edizione, se ben ricordo, no? Di, la terza edizione di questa giornata di incontro con le professioni. È un'iniziativa alla quale teniamo molto, sosteniamo volentieri. In generale il nostro dipartimento, attraverso la sua offerta complessiva, l'offerta formativa complessiva, è sempre molto attento, sensibile alla dimensione degli sbocchi professionali, nel senso critico dell'espressione, che voi conoscete bene. L'università fa formazione innanzitutto, ha delle finalità proprie, però, come dire, noi siamo un dipartimento di beni culturali che lavora a Ravenna, in un territorio che, come dire, non casualmente ospita un campus all'interno del quale i beni culturali e ambientali dell'Ateneo di Bologna, come dire, insistono. E quindi, come dire, il dipartimento si colloca in un territorio, certo voi direte tutta l'Italia ha questa vocazione, ma, come dire, è una scelta strategica che risale a qualche decennio fa, che noi abbiamo cercato di interpretare appunto prettamente attraverso una formazione mirata alla conoscenza, ma anche a tutti quegli aspetti, appunto, il legame col territorio, con le sue istituzioni e in particolare con le istituzioni deputate alla conservazione del patrimonio, alla sua valorizzazione, come si dice, e anche alla formazione e poi all'inserimento, insomma, dei nostri laureati o di quei nostri laureati che possono, naturalmente non soltanto qui in Italia e nel mondo, svolgere professioni legate appunto alla formazione, all'alta formazione nel campo dei beni culturali, intesi in una gamma la più ampia possibile. Noi qui abbiamo 7 classi di laurea, 6 corsi di studio, che va appunto dagli ambiti, come dire, più tradizionalmente legati al patrimonio, alla conservazione del patrimonio, gli archivi, le biblioteche, oggi, come dire, giustamente faranno, come dire, la parte preponderante, anche attraverso rappresentanze illustri qui di associazioni, istituzioni che voi ben conoscete, ma anche, diciamo, espressioni del patrimonio culturale che sono sempre attualmente immediatamente riconoscibili, riconosciute, come quelle del patrimonio artistico, però altrettanto importanti nella prospettiva nostra, e mi pare che qui oggi siano state recepite anche, per esempio, il patrimonio musicale o anche quella parte del patrimonio archivistico o, diciamo, del cultural heritage che ha a che fare con una dimensione più sociologico-antropologica, per esempio l'abbigliamento. Oggi qui c'è una sezione, mi pare interessante, un elemento di novità. Scusate, non è che sto sottovalutando l'importanza di archivi e biblioteche, ma voglio evidenziare come anche un'iniziativa come questa rifletta la ricchezza di articolazione di proposte formative e di attività di ricerca di questo dipartimento. Quindi, dicevo, un elemento qualificante e originalità che questa giornata di incontro con le professioni riflette è proprio questa del patrimonio cosiddetto della moda, appunto, che è un settore molto importante, interessante, legato al territorio, alle professioni, ma che presuppone appunto anche i canali tradizionali dell'alta formazione specialistica dell'università. Mi pare un'iniziativa molto bella, importante, vedo tanti studenti, credo sia rivolta essenzialmente a loro, anche se c'è comunque un'ambizione, comunque, di riflessione scientifica, teorica, mi sembra di recepire dal programma. Sono molto grato ai colleghi che qui mi affiancano, Fiammetta Sab e Stefano Allegrezza, perché anche quest'anno hanno voluto organizzare
questa giornata di studio, anzi di incontro, è bella anche questa intitolazione, un incontro, non è semplicemente una giornata di studio. Vedo qui davanti a me due illustri ospiti e relatori, il dottor Leombroni, la dottoressa Masi, ne vedo tanti collegati, perdonatemi, non sto a enumerare tutti, non li conosco tutti di vista, ma di nome sì, poi verranno, credo, presentati da Fiammette e da Stefano. Quindi grazie di essere qui, mi dispiace per la temperatura un po' che crea un certo disagio, ma cerchiamo di mantenerci sani, è un effetto della crisi, abbiamo l'asticella ferma a 19 gradi per legge, è adeguato, dobbiamo risparmiare, quindi attrezzatevi, mi dispiace, ma più di così non si riesce ad alzare la temperatura. Nonostante ciò vi auguro buon lavoro e grazie ancora di essere qui. Prego. Grazie. Grazie allora al direttore del Dipartimento. Io porto i saluti di Federico Valacchi, che si scusa, ma proprio stamattina ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto, quindi mi ha avvisato praticamente mezz'ora fa di non poter essere presente nel nostro incontro. L'AEDUSA, che è l'Associazione Italiana Docenti Universitari di Scienze Archivistiche, fin da subito, diciamo, quando abbiamo cominciato l'organizzazione dell'incontro di oggi, ha offerto il suo patrocinio, consapevole dell'importanza di questa iniziativa. Quindi io ringrazio il presidente, che oggi non può essere presente, e mi fa molto piacere che, dico due parole anche sul discorso del patrocinio, mi fa molto piacere che l'incontro abbia ottenuto il patrocinio di tante associazioni, l'AEDUSA l'abbiamo già citata, tra poco Fiammetta porterà i saluti della Castellucci, che è presidente della SISBE, ma poi abbiamo anche successivamente Michela Procaccia, che è presidentessa della NAI, e Vittorio Ponzani, che è vicepresidente nazionale dell'EBI. Quindi grazie a tutti per il patrocinio, cedo subito la parola alla collega professoressa Sabba, che porta... della professoressa Castellucci, presidente della Società di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche, che insomma si scusa ma ha contratto il Covid e quindi non se la sentiva chiaramente di essere presente nemmeno online, perché non sta benissimo, però ha mandato alcune righe che quindi vi leggo. Cari colleghi, amici, illustri ospiti, studenti, allievi, cara Fiammetta, mi scuso per non poter essere lì con voi. L'iniziativa è di estrema importanza e volentieri la SIRB, Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche, ha voluto concedere il patrocinio. Estendo pertanto i saluti della SIRB a tutti voi. Ci tengo a sottolineare che la SIRB è una comunità scientifica aperta che comprende al suo interno sia studiosi che lavorano in università, sia studiosi che lavorano in biblioteca. La giornata di oggi appare quindi perfettamente armonica con gli obiettivi di una società scientifica che vede sempre in dialogo ricerca e lavoro. Voglio ringraziare la cara amica e collega Fiammetta per aver così generosamente promosso questa giornata. Iniziative come quella di oggi sono il segno di una visione d'insieme che mette in correlazione formazione, comunità scientifica, alta formazione e mondo del lavoro. Un settore ad alta specializzazione come il nostro va seguito, curato, protetto. Non solo i beni culturali vanno protetti, ma anche noi che ce ne occupiamo. È importante prendere consapevolezza del valore che, soprattutto in un paese come il nostro, la comunità di ricercatori e lavoratori può offrire, e altrettanto valore, riconoscimento, stima occorre pretendere di avere indietro. Non mi resta allora che augurarvi buon lavoro, intanto per oggi, ma in prospettiva per un futuro pieno e degno. Quindi ringraziamo la professoressa Castellucci e a questo punto passerei sì la parola a Michela Procaccia, presidente nazionale ANAI. Buongiorno a voi, anche da ringraziamento organizzato questo incontro. Anche io apprezzo molto la parola incontro.
E è come già accaduto in precedenza, la NAI ha dato il patrocinio a questo incontro molto volentieri, perché la NAI è un'associazione che si occupa della tutela della professionalità degli archivisti, ma anche della promozione della consapevolezza del valore degli archivi. Infatti è Associazione Nazionale Archivistica Italiana e non Archivisti Italiani. Quindi i miei saranno saluti e auguri di buon lavoro non formali, perché anche la NAI svolge attività di formazione accanto alle università e agli archivi di Stato, direi su un piano diverso, che è quello di approfondimento di settori specifici e di formazione permanente, perché l'archivista è una progressione in progress, anche perché in progress sono gli archivi, per cui noi ci occupiamo, non so, degli archivi degli architetti, di quelli, come Stefano Allegrezza sa molto bene, degli archivi fotografici, degli archivi degli artisti, delle imprese, della conservazione delle memorie web, ma anche di protocollo, di principali applicativi per la descrizione archivistica e riordinamento e via dicendo. Mi accorgo che sto citando il catalogo formazione del secondo semestre 2023, ma è che siamo un po' sul pezzo, diciamo così. In realtà credo che università, scuole di archivistica e ANAI siamo tutti complementari e concorriamo a comporre un'offerta formativa che va dalla formazione di base alle specializzazioni e appunto alla formazione permanente, che è indispensabile per un archivista. Le prospettive di lavoro per gli archivisti sono l'altro argomento di questo incontro e i fondi del PNRR si sono concentrati in gran parte su progetti, virgolette, di digitalizzazione, che è una specie di parola onnicomprensiva che descrive diversi fenomeni e in pratica si concretizzano sia in piani di digitalizzazione di documenti storici, in particolare conservati dalle istituzioni statali, che è il grande quadro dei progetti della Digital Library del Ministero, l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione, sia in progetti di creazione e gestione di sistemi digitali di governo delle pubbliche amministrazioni. E siccome le pubbliche amministrazioni operano per procedimenti e provvedimenti, alla fine tutto questo discorso di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma anche di government, si traduce in processi di flussi documentali. E quindi direi che questo panorama che si sta aprendo in questo periodo è un panorama estremamente favorevole alla professionalità degli archivisti. Ora, di questo paradossalmente mi capita di constatare che sono molto consapevoli le aziende, sono molto consapevoli gli operatori. Qualche volta fatichiamo un po' a far penetrare questa consapevolezza, come dire, nel mondo dei decisori politici, però questo è il nostro impegno e non solo il nostro. Per esempio, la collaborazione con Aidusa è strettissima su questo terreno. E tra l'altro la buona gestione dei flussi documentali ha molto a che fare con la trasparenza, che è un altro degli obiettivi non solo del PNRR, ma in generale della pubblica amministrazione. Quindi il mondo che si apre, che si sta aprendo e in parte si è già aperto, è estremamente favorevole alla professione, purché noi si sia sempre attenti e vigili a rivendicare la necessità della nostra presenza come archivisti in tutti questi fenomeni, e quindi l'occasione di oggi è un'occasione davvero importante. Io vi ringrazio e appunto come di consueto vi auguro buon lavoro, buona discussione e un incontro molto proficuo. Grazie. Grazie Micaela, grazie davvero per le tue parole e ci diamo adesso la parola a Vittorio Ponzani. Vicepresidente nazionale AIB. Ciao Vittorio, allora, buongiorno. Ciao Fiammetta, buongiorno, grazie a te e a professor Allegrezza per organizzare questo bell'incontro. Mi dispiace di collegarmi da remoto, ma impegni di lavoro non mi permettevano di essere con voi.
Penso che questa tipologia di incontri sia davvero importante, è stato già detto, ma anche ne sono profondamente convinto, perché il confronto nei rispettivi ruoli, appunto, tra i docenti, tra chi per professione appunto studia e approfondisce prevalentemente dal punto di vista teorico e chi vive nella biblioteca e il mondo bibliotecario, è un confronto fondamentale. Devo dire che questo confronto c'è sempre stato. Il nostro mondo è un mondo piccolo, un mondo ci conosciamo tutti, con molti ci sono anche rapporti di amicizia, e quindi il confronto non manca mai. Sicuramente nel nostro mondo non ci sono i docenti che vivono nell'empireo dell'accademia e non si confrontano, non mettono i piedi nel fango del lavoro. In realtà non è così. I docenti studiano le nostre biblioteche, direi i nostri archivi, e si confrontano, e con la collaborazione è sempre presente. Quindi questo, diciamo, rende facile anche il dialogo e affrontare i problemi, come dire, da punti di vista diversi, ma in collaborazione. Penso che queste occasioni, che vedono anche coinvolti gli studenti, siano particolarmente importanti, perché da una parte, appunto, è assolutamente vero che i docenti hanno, ne conosco talmente tanti che posso dirlo, una sensibilità personale e probabilmente istituzionale rispetto agli sbocchi lavorativi, ma certamente, fra l'altro, molti docenti sono ex bibliotecari, quindi veramente c'è un mescolarsi di competenze e sensibilità di molti generi, ma certamente gli studenti possono trovare degli spunti utili da questi incontri, non solo per iniziare a conoscere le biblioteche, che probabilmente sono oggetto dei loro studi, ma anche dal punto di vista di chi ci lavora. Quindi quali sono le attività che davvero si svolgono in biblioteca? E questo è utile perché progressivamente, immagino, debbano formarsi una consapevolezza rispetto a quali possono essere le loro aspirazioni e scelte professionali. Questi confronti servono a superare quell'immagine stereotipata del bibliotecario come quelli che leggono molto, no? Quante volte ce lo siamo sentiti dire: ah, beato te che leggi molto, cosa che smentisco, e gli studenti sappiano che non è vero. Leggiamo quanto possibile, ma il nostro lavoro è un altro. Ma anche solo del bibliotecario bibliofilo, siamo tutti bibliofili in maniera ognuno diversa, ma in realtà ci sono tutta una serie di competenze, abilità, conoscenze, eccetera, che sono utili, che l'università promuove, ma che, come dire, poi si applicano nelle biblioteche, e quindi questo confronto può essere utile per sapere poi appunto orientarsi nel mondo del lavoro. L'Associazione Italiana Biblioteche, poi forse ne parleremo più avanti, l'Associazione Italiana Biblioteche, che svolge una funzione di rappresentanza della professione, oltre che di promozione della biblioteca, ci tengo a, come dire, a seguire la Michela Procaccia quando dice che non siamo l'Associazione dei Bibliotecari, siamo l'Associazione delle Biblioteche, e che quindi unisce un'attività di promozione delle biblioteche, dal suo ruolo di associazione professionale, oltre che di rappresentanza della professione, e, come dire, svolge tutta una serie di attività che poi vedremo magari più avanti, ma che, diciamo, creando così una comunità professionale e un gruppo di persone che collaborano, che appunto è accogliente, questo ci terrei a dire agli studenti, permette a chiunque di avvicinarsi, di confrontarsi, di sperimentarsi anche in attività. L'associazione è naturalmente nasce e lavora a titolo gratuito, ma certamente offre opportunità di sperimentarsi e di avvicinarsi alla teoria e alla pratica della biblioteca a tutti, compresi appunto a chi ci si avvicina per la prima volta. Vi ringrazio e buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie, grazie alle associazioni e alle società per questi saluti e per questa presenza, per noi fondamentale, perché questa iniziativa, questa giornata sulle professioni
ha avuto origine diversi anni fa e era principalmente organizzata per gli studenti del corso di laurea. Poi tale è stata l'esigenza e anche la rete di relazione di contatti creatasi, che abbiamo deciso di aprire al pubblico, quello dei professionisti del settore, ma non solo, anche più in generale dei beni culturali, e a un pubblico quindi anche più esteso, degli studiosi che non sono soltanto docenti, l'iniziativa, proprio perché, come diceva prima il direttore, non è soltanto una vetrina delle professioni che più ci interessano da vicino, tradizionalmente quelle del bibliotecario e dell'archivista, ma è anche un'occasione di scambio e di monitoraggio dell'evoluzione poi di queste professioni, soprattutto nell'ambito delle, non tanto delle conoscenze quanto delle competenze. Prima Michela Procaccia ha parlato del PNRR, ecco, è un'occasione questa, è veramente un esempio paradigmatico di come le professioni tradizionali che noi andiamo ad accompagnare nella formazione degli studenti in realtà mutino anche la loro rilevanza e anche la loro reputazione presso la società. Cioè, col PNRR si gioca una partita importante col piano nazionale, in particolare di digitalizzazione, e i nostri professionisti e le nostre capacità di gestire l'informazione, di gestire la documentazione, di gestire quindi in senso più ampio quella che è la rappresentazione, insomma, culturale per tutti poi gli ambiti che possono interessare da questo punto di vista la società. Ecco, le nostre professioni giocano in questo momento un ruolo particolare, per cui cerchiamo anche come corso di laurea, che è il corso che sta promuovendo questa iniziativa, di seguire rapidamente quelle che sono le modifiche, di comprendere e intercettare quelle che sono le esigenze da parte della società, quindi enti, aziende, istituzioni a vari livelli, perché enti locali fino, insomma, a quelli ministeriali, e per noi questo appuntamento è fondamentale per riuscire ad avere proprio uno scambio diretto. Per quanto riguarda questa iniziativa, siamo stati citati io e Stefano, ma ci tengo a sottolineare che è il gruppo, la commissione sull'orientamento del corso di laurea di scienze del libro e del documento ad averla realizzata, e quindi i miei, da coordinatrice, insomma, più grandi ringraziamenti, oltre che al collega Allegretta già citato, ad Elisa Tosiprandi, a Lucia Sardo e poi anche alle colleghe di musicologia, la professoressa Guido Baldi, vice direttrice del dipartimento, e la professoressa Restani, perché avrete visto che il programma si articola in 5 sessioni e che, oltre appunto le sessioni più, chiamiamole, no, tradizionali, lo zoccolo duro delle discipline biblioteconomiche e archivistiche, di anno in anno inseriamo comunque anche sessioni speciali, ossia di specializzazione rispetto a queste professioni per quanto riguarda competenze applicate ad un particolare patrimonio culturale, perché la realtà e quindi anche dal punto di vista associativo, Michela Procaccia e Vittorio Ponzani questo l'hanno sottolineata, in realtà il panorama delle istituzioni culturali è ben più ricco e variegato di quello che tradizionalmente, no, si è portati ad immaginare, biblioteche e archivi, ma poi ci sono tutte le sezioni di una documentazione specialistica, e che è un campo veramente interessante perché apre comunque anche per gli studenti prospettive di indagine e poi di lavoro molto, molto interessanti e, insomma, per certi versi anche originali ed innovative. Rapidamente, per chi anche per chi si è connesso, io volevo, vediamo se riesco, mostrarvi dove potete approfondire. Non voglio fare appunto la storia del nostro corso di laurea, però potete andare a approfondire nel suo sito, il piano didattico in particolare, piano didattico che noi tendiamo a riformulare, come, insomma, ci chiede il Ministero, ogni tot anni. È un processo abbastanza lungo. Il nostro corso di laurea è stato istituito nel 2014, ha già vissuto una riforma di ordinamento, questo perché
come dicevo prima, siamo molto attenti a cercare di capire quelle che sono poi le esigenze che vengono dal territorio, ma anche da prospettive internazionali. Quindi questo ci porta spesso a dover ragionare di nuovo su quella che è l'offerta formativa. Offerta formativa che si delinea, si struttura in due anni. Scorro semplicemente per farvi vedere i comparti, quindi ci sono blocco per blocco delle scelte che gli studenti che si iscrivono possono fare, scelte che abbiamo reso molto libere con la riforma di ordinamento in maniera che ciascun studente possa autonomamente costruire un profilo a seconda di inclinazioni, di interessi più nell'ambito archivistico, nell'ambito bibliotecario, o mescolare le competenze proprio per arricchire la formazione in uscita, per giocarsi poi competenze ibride che sono sempre più richieste in un'ottica anche insomma MAB o GLAM, no? Di comunque mescolamento di linguaggi, di abilità e di capacità progettuali. Oltre che appunto gli insegnamenti, poi ci sono anche blocchi diciamo più culturali in senso generale. Il nostro corso di laurea ha una parte molto importante dedicata ai tirocini, e la novità da un paio d'anni è quella dei laboratori, che abbiamo prima sperimentato nel periodo della pandemia in sostegno ai tirocini. Tanto è stato il successo di questa iniziativa che è diventata proprio strutturata e formalizzata anche all'interno del piano didattico. I laboratori avvengono, i tirocini avvengono presso le istituzioni che si convenzionano con l'Università di Bologna, qui insomma abbiamo, li vedremo, alcuni rappresentanti di queste, e lì ovviamente gli studenti hanno possibilità insomma di avere l'approccio alla professione e ai vari servizi, alle varie attività. Invece con i laboratori che noi di anno in anno vediamo, che noi di anno in anno andiamo a riformulare anche in base alla disponibilità, perché appunto sono laboratori che costruiamo in maniera diciamo volontaria, no? Propositiva, di anno in anno li riformuliamo in base alla volontà dei docenti e anche alle nuove relazioni che si creano poi con le istituzioni, quindi ai progetti sui quali le istituzioni ci chiamano a intervenire, che ci chiamano a supportare. Solo per mostrarvi, laboratorio di comunicazione digitale sui cataloghi storici della biblioteca universitaria, manus, quindi per i manoscritti, organizzazione e gestione della biblioteca per ragazzi, riordine, inventariazione, archivistica, esperienze musicali nei resoconti di viaggi, schedatura e catalogazione di testi manoscritti latini relativi alla storia della scienza, laboratorio su Wikipedia e Wikidata, laboratorio di esegesi delle fonti storiche medievali, di lettura e comprensione degli epitaffi ebraici, sulla pubblica amministrazione e digitalizzazione del sistema amministrativo e contratti pubblici, iconografia musicale, manoscritti delle biblioteche degli ordini religiosi soppressi confluiti nella biblioteca universitaria di Bologna, cultura materiale della moda, immaginario cristiano. Quindi vedete una ricca offerta che riflette la proposta e anche l'esigenza sperimentale sicuramente dei docenti che sono dei ricercatori, ma riflette anche la ricchezza del rapporto, come vi dicevo, con le istituzioni, e quindi la costruzione insieme di progetti particolari. Un'altra esperienza su cui il corso di laurea punta molto è quella degli accordi Erasmus, degli scambi Erasmus, quindi la possibilità per gli studenti di andare per motivi di studio, per tirocinio o anche per svolgimento della tesi all'estero, e questa è la rete delle istituzioni con le quali il corso di laurea ha stretto particolari accordi. In realtà gli studenti possono andare in Erasmus in base a tutti gli accordi degli Atenei, dell'Ateneo di Bologna, ma noi abbiamo selezionato anche per facilitare, per rendere insomma più concreta dal punto di vista degli obiettivi formativi specifici del corso di laurea, abbiamo stretto particolari rapporti con le istituzioni universitarie di questi paesi, e questo per lo studio. Ovviamente per il tirocinio e per la tesi poi si apre tutto il ventaglio delle istituzioni in tutti insomma i paesi europei.
Mi sembra di avervi detto tutto, se non che vi rimando come cornice, come grande quadro che abbiamo costruito alle pagine del Laboratorio Universitario di Documentazione e Informazione, costituito da un ricco comitato scientifico, prevalentemente dei docenti del nostro dipartimento, ma non solo, anche colleghi degli altri atenei italiani, perché qua trovate, oltre che la didattica con il corso di laurea Scienze del Libro e del Documento, anche le notizie su tutte le attività che svolgiamo parallele. Per la didattica, ricordo due summer school, la Digital Library, che ha sostituito la summer school su LinkedData, Digital Library che quindi arriva alla seconda edizione dopo 6 edizioni su LinkedData, e la Summer School diretta dal professor Allegressa, Web and Social Media Archiving and Preservation. Oltre questo potete poi dopo seguire le attività di terza missione che facciamo, le pubblicazioni attraverso la nostra rivista di Open Access internazionale, ma insomma anche altri prodotti di ricerca ai quali gli studenti sono stati chiamati a collaborare, e poi attraverso l'agenda tutti i nostri appuntamenti, dove trovate segnalazioni insomma di appuntamenti che avvengono anche, che si svolgono anche al di fuori delle mura del dipartimento, ma in particolare ricordo il ciclo di seminari di carte, di libri e dintorni, con tanti appuntamenti di approfondimento didattico, di ricerca per gli studenti, ma appunto aperti al pubblico, anche perché cerchiamo di intercettare la presentazione di progetti, di pubblicazioni, insomma di dimensioni innovative. Quindi vedete che insomma sono stati veramente tanti anche gli appuntamenti di quest'anno, abbiamo anche ospiti stranieri ogni anno, quindi insomma vi raccomando di seguirlo. Ho concluso l'introduzione, scusate la velocità, ma cercavo di non rubare troppo tempo. Vediamo, riprendo dov'è volevo concludere. Dov'è finito il Teams? Proveremo il Teams. Ecco, interrompo condivisione intanto. Dov'è? Dovremmo guarda qua. Su Chrome. Ah, perché la prima scheda. Forse la prima. E Teams che è sparito di mezzo. Io l'ho aperto in browser. Vediamo. Perché l'hai aperto. Non l'avevi aperto dall'applicazione? No, perché non funzionava. Vabbè. Lo riapriamo. Ecco. Ah, eccoci. Ecco. Ah, perché era la doppia pagina aperta. Sì, sì, okay. Ok, scusate, ma no problem. Tecnici. Allora, io comincerei con la prima sessione, quindi prospettive nel settore pubblico, e chiamo la dottoressa Silvia Masi, direttrice della Biblioteca Classense, alla quale ho già dato il benvenuto a Ravenna in una prima iniziativa che insomma si svolgeva in Classense, quindi eravamo ospiti adesso, però insomma il benvenuto lo diamo qua, perché ci fa particolarmente piacere. Insomma, la Biblioteca Classense è una delle istituzioni per noi di maggiore riferimento per tutta la serie di attività, dalla ricerca alla didattica ai tirocini, per cui grazie, insomma ci fa piacere perché abbiamo già iniziato, mi sembra, un cammino insieme abbastanza interessante e denso in questi 2 o 3 mesi praticamente. Abbiamo cominciato tu già da prima, da ottobre, no, da agosto. Poi a ottobre ci siamo viste. Quindi passo la parola. Io ringrazio la professoressa Sabba e gli altri docenti del dipartimento per avermi invitato oggi e avermi dato l'opportunità anche di far conoscere agli studenti e soprattutto ai futuri studenti la Biblioteca Classense. Il compito che è stato assegnato a noi relatori del primo panel, a me, al dottor Lombroni e alla dottoressa Dolcini, che sarà sostituita da Fabio Lelli, ecco, che è responsabile proprio della didattica, è quello di cercare di portare qualche elemento di riflessione sulle prospettive del settore pubblico nell'ambito delle professioni dei beni culturali. Io mi sono concentrata in particolare sulle biblioteche,
e ho cercato di farlo recuperando anche un po' di dati, perché ritengo che sia importante partire anche da lì per supportare i nostri ragionamenti sulla professione. E in particolare nel 2020 è stato fatto un sondaggio rivolto, organizzato dall'Osservatorio Lavoro dell'Associazione Italiana Biblioteche, un sondaggio rivolto a tutti i bibliotecari e agli operatori di biblioteca, che aveva l'obiettivo di indagare le policy attuate durante il periodo pandemico, ma che in realtà ai nostri fini è molto interessante, a mio giudizio, soprattutto per la prima parte, quella di profilazione. È un sondaggio a cui hanno risposto circa 1250 operatori che operano in strutture diverse con profili professionali anche molto diversi, quindi ritengo che sia abbastanza interessante cominciare a guardare, diciamo, i dati che questo sondaggio ci offre. Potete trovarlo, se vi interessa, il test integrale sul sito dell'Associazione Italiana Biblioteche. La prima domanda di questo sondaggio era volta a capire chi tra coloro che hanno risposto lavorava nelle pubbliche amministrazioni, e più del 58% di coloro che hanno risposto affermativamente, anche se c'è da dire che questo dato potrebbe essere stato un po', diciamo, sporcato dal fatto che possono aver risposto affermativamente anche persone che non lavorano per una pubblica amministrazione, ma per una biblioteca che afferisce a una pubblica amministrazione. Brevemente, così voglio ricordarvi, le biblioteche, diciamo, pubbliche sono prevalentemente le biblioteche statali, le biblioteche civiche, le biblioteche universitarie e, in misura quantitativamente meno significativa, biblioteche delle regioni, delle province e di altri istituti pubblici. Quindi abbiamo detto oltre il 58% lavora nella pubblica amministrazione. Questo dato aumenta al 75% se guardiamo coloro tra quelli che hanno risposto che hanno più di 40 anni. Quindi, come dire, già un primo dato interessante. Vedendo invece la percentuale di quelli che hanno meno di 40 anni, si rileva che una larghissima maggioranza di loro lavora per cooperative che hanno in appalto servizi bibliotecari, appunto appaltati da pubbliche amministrazioni. Da qui traiamo una considerazione che, come dire, è riscontrata nella realtà quotidiana che chiunque di noi lavora in biblioteca verifica, che è quella appunto della presenza delle cooperative che hanno in appalto servizi esternalizzati come spesso la prima porta di accesso al mondo delle biblioteche per i ragazzi che si affacciano alla professione. Alle volte, diciamo, questo binomio viene così raccontato anche raccontando temi legati al precariato giovanile, però devo anche dire, non è questa la sede naturalmente per approfondire questo discorso, che le cooperative che operano per le pubbliche amministrazioni molto spesso impiegano il proprio personale con contratti a tempo indeterminato. Sono contratti che subiscono le oscillazioni del mondo degli appalti, però ormai da molti anni negli appalti ci sono clausole importanti di salvaguardia del personale. E anche chi lavora dentro le cooperative segue percorsi di formazione continua durante la professione, anche molto significativi. Tuttavia, ecco, appunto, questo dato per cui vediamo molto spesso il personale delle cooperative essere quello più giovane e invece il personale della pubblica amministrazione un po' meno giovane, ci dice anche, anzi decisamente potrei dire un po' anziano, ci dice anche che è confermata la tendenza a cercare l'ingresso, diciamo, nella pubblica amministrazione, soprattutto in funzione di un avanzamento di carriera. E in particolare, diciamo, il passaggio dalla figura dell'assistente bibliotecario, che è quello nettamente prevalente tra gli operatori di cooperativa, a quello di funzionario bibliotecario. Ora, per intenderci, un assistente bibliotecario corrisponde a un livello C del contratto del pubblico impiego, è un livello che non prevede la laurea come titolo di accesso obbligatorio, ma solo diploma di scuola media superiore, e corrisponde generalmente al quinto livello nel contratto dei multiservizi, che è quello maggiormente utilizzato dalle cooperative.
Questa aspettativa di crescita professionale viene poi in effetti mantenuta. Anche qui qualche dato che ci aiuta, vediamo che tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in realtà più della metà, il 53%, rivestono il ruolo di assistenti di biblioteca. Questo ci dice che non sono poi così frequenti, diciamo, le opportunità di avanzamento professionale. Questa è una cosa che è stata rilevata anche dalla presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche Rosa Maiello in apertura di un convegno che si è tenuto, il 61esimo convegno dell'Associazione Italiana Biblioteche, che si è tenuto nel 2021, che ha un titolo credo molto significativo. Si intitolava infatti Bibliotecario, mestiere più bello del mondo, punto, anche in Italia. Ecco, credo che chi parlerà nel pomeriggio, in particolare nel panel dedicato alle biblioteche, probabilmente vi racconterà un po' di cose di questo convegno, e comunque potete trovare su Hype Studi un report molto efficace e sintetico di Maddalena Battaggia di tutti gli interventi che si sono succeduti. Venendo all'esperienza concreta che io ho potuto, diciamo così, testare in Biblioteca Classense, ho voluto provare a fare un po' un'analisi e una rielaborazione dei dati relativi al personale della Biblioteca Classense per verificare appunto se, come dire, queste tendenze fossero confermate. La Biblioteca Classense, per chi non la conoscesse, è una biblioteca comunale, quindi alle dipendenze del comune di Ravenna. Una biblioteca che coniuga funzione di pubblica lettura e promozione della lettura, e serve un territorio molto vasto, comprende anche 7 biblioteche decentrate, di cui una specializzata per bambini e ragazzi. È anche una biblioteca storica che conserva una ricchissima collezione di fondi a stampa, manoscritti, incunaboli, fondi iconografici, ed è tra l'altro archivistici, ed è contenuto in un edificio che è esso stesso un monumento. È un edificio storico che conserva numerose opere d'arte, una biblioteca dove si svolgono anche moltissime attività di valorizzazione documentale, di valorizzazione artistica e valorizzazione culturale. È la principale biblioteca della rete di Romagna, svolge attività di catalogazione con un livello di autorità molto alto all'interno del sistema bibliotecario nazionale, e progetti di digitalizzazione e metadatazione molto avanzati, per i quali tra l'altro abbiamo collaborato con il Framelab di questo dipartimento. Quindi diciamo una biblioteca con un patrimonio estremamente importante e significativo, e servizi all'avanguardia. In questa biblioteca operano 22 bibliotecari, oltre a personale amministrativo e personale che svolge altre funzioni, e circa 25-30 operatori di cooperativa. Ecco, di questi 22 bibliotecari, mi sono segnata qualche numero, la metà esatta sono di livello C, e quindi 11 bibliotecari C, 11 bibliotecari D. Tutti però, quindi anche quelli di livello C, hanno almeno la laurea, ma in realtà, tra l'altro 10 sono laureati in conservazione dei beni culturali, ma in realtà ben 10 persone hanno dei titoli di studio ulteriori rispetto al titolo di laurea. E ve ne cito qualcuno: diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, 3 persone, corsi di perfezionamento in didattica generale e museale, 1 operatore del settore moda, per tornare, e magari poi vi racconto anche una piccola cosa rispetto a questo, docente documentalista della biblioteca scolastica, master universitari, 4 persone hanno master universitari, qualifiche professionali, specializzazioni post laurea. Quindi vedete un panorama di professionalità veramente molto molto qualificato. Come si è tradotta questa formazione in termini di carriera? Delle 10 persone che hanno un titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea, 9 sono di categoria D, non tutti D hanno un titolo ulteriore.
Quindi a fronte del fatto che ci sono persone con un'altissima qualificazione professionale che però occupano un ruolo per il quale la laurea non sarebbe nemmeno necessaria, dobbiamo anche dire che dal nostro piccolo laboratorio di studio tutti coloro che hanno seguito un percorso professionale molto qualificato hanno poi avuto possibilità, diciamo, di avanzamenti di carriera successivi. Interrompo un attimo per chiedere a chi segue da remoto di disattivare la webcam, cortesemente. Quindi in particolare Carfagno, Lilli, l'unico modo. Ecco, grazie. Grazie. Faccio ecco. Quindi, come dire, banalmente si potrebbe riassumere tutto questo dicendo che non sempre, o perlomeno non subito, un percorso di qualificazione professionale molto specializzato porta a un avanzamento di carriera, ma ne costituisce la condizione necessaria. Peraltro, naturalmente, questo tipo di formazione è estremamente importante in una biblioteca che svolge attività specialistiche come la Classense. Noi riteniamo che la presenza a Ravenna del corso di laurea sia uno dei fattori veramente qualificanti anche dell'attività che noi riusciamo a svolgere in biblioteca. Viceversa, la presenza a Ravenna di una biblioteca che comunque costituisce un luogo di studio e di approfondimento per gli studenti del corso di laurea è un'opportunità molto interessante. La professoressa Sabba prima ricordava i tirocini. Ecco, nel 2022 i tirocini presso la Biblioteca Classense sono stati 17, quindi un numero molto alto, 2 di master e 8 tirocini di triennale e 7 tirocini di magistrale. Oltre a questi tirocini, appunto la collaborazione per i laboratori, la collaborazione per l'organizzazione di momenti di incontro, ma soprattutto l'opportunità per gli studenti di poter toccare con mano veramente il materiale che sono chiamati a studiare e del quale sono chiamati a imparare le tecniche di trattamento. Per cui un'opportunità veramente reciproca di qualificazione per noi e di esperienza con voi, che ci fa molto piacere coltivare e io mi auguro davvero che prosegua proficuamente. Beh, grazie. 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 Grazie davvero alla dottoressa Masi per questo suo intervento, oserei dire generoso, perché oltre ad aver sottolineato i rapporti del nostro corso di laurea con l'istituzione Classense, ha anche fatto una panoramica che sono sicura gli studenti, ma non solo, interesserà moltissimo, perché insomma vi ha anche raccontato fra le righe alcune strategie, delle attenzioni alle competenze, alle conoscenze professionali che dovete cercare di acquisire, perché ma si sta giocando un momento particolare. Secondo me a breve avremo un po' un incentivo anche al ricambio generazionale e quindi bisogna farsi trovare pronti, questo sempre, bisogna costruire un percorso. Adesso chiamerei al tavolo il dottor Fabio Lelli, responsabile della didattica e della valorizzazione dell'Archivio di Stato di Ravenna. Buongiorno, le lascio l'evidenza. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito, vi porto i saluti della dottoressa Dolcini che purtroppo non è potuta venire. Dunque, l'Archivio di Stato, innanzitutto due parole su che cos'è, perché purtroppo non è così conosciuto e frequentato, è un istituto statale, in questo caso in diretta dipendenza del Ministero della Cultura, e come spesso diciamo ai ragazzi che vengono in visita delle scuole, ha tre compiti fondamentali. Il primo, e da questo penso che sorga anche quello che effettivamente fa un archivista in pratica tutto il giorno. Allora, ovviamente il primo compito è la conservazione. La conservazione prevede tantissime operazioni, tantissime fasi, tantissime specialità che devono essere messe in campo, dall'archivistica più teorica all'archivistica più pratica. E,
oltre a questo, ovviamente, la fruizione, quindi l'organizzazione per la consultazione della documentazione e la valorizzazione, che noi cerchiamo di svolgere tramite operazioni di valorizzazione che sono la didattica con le scuole di ogni ordine e grado, con i tirocini che abbiamo attivato anche noi con l'università. Abbiamo una struttura un po' più piccola, diciamo così, sia come personale soprattutto, per accoglierli comunque, diciamo che 3-4 persone alla volta riusciamo comunque a gestirli, anche se siamo abbastanza pochi, e in questi anni insomma stiamo cercando di allargare sempre di più l'ambito didattico di valorizzazione di questi beni. Il lavoro dell'archivista, comunque il lavoro dell'archivio di Stato, è molto variegato, in realtà comprende tantissimi, tantissimi aspetti, quindi quando si parlava di cosa si fa materialmente tutto il giorno, tantissime cose, perché dall'archivistica più classica, ovviamente si tratta di classificare, descrivere, utilizzare i software specifici, scegliere quali software utilizzare, imparare ad usarli, eccetera. Però oltre a questo bisogna affiancare altre cose, ad esempio tutto quello che riguarda la conservazione materiale del documento, cioè una gestione di un edificio e degli impianti piuttosto complessa da questo punto di vista. Quindi chiunque viene a lavorare dovrà, diciamo così, familiarizzare con anche le varie proprio tecniche, gli impianti di spegnimento, la temperatura, l'umidità, le varie procedure di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi diventerà forse un po' più pratico di quello che può sembrare inizialmente. L'ambito della documentazione è amplissimo, nel senso sia temporale sia anche a livello materiale. Il nucleo fondamentale degli archivi di Stato che conservano è quello della documentazione statale, prodotta quindi dagli uffici statali del territorio, la prefettura, la questura, il tribunale, eccetera. Però accanto a questi, che quindi sarebbero anche un pochettino più ristretti in ambito sia di tipologia che di cronologia, però si affiancano in tutti gli archivi di Stato, noi compresi, tantissime altre tipologie che possono partire e che partono fortunatamente dall'alto medioevo, e quindi si affronta proprio a livello materiale il maneggiare, conservare, far fruire e valorizzare dalla pergamena, che può avere 1000 rotti anni, fino agli ultimi documenti che stanno in consultazione, che al momento siamo attorno ai 30 anni come distanza temporale con quale vengono versate all'interno. Quindi le specialità che noi siamo messi in campo sono tantissime, a partire dalla paleografia medievale, ma si deve arrivare anche all'informatica e si deve arrivare anche a qualche disciplina che forse non ha ancora un nome, perché la paleografia della lettura dei documenti del Novecento non ha esattamente un nome, ma in realtà è importantissima, e sono cose che si imparano ovviamente anche facendole davanti ai documenti stessi, quindi si richiede una formazione iniziale e una formazione continua che venga, perché è difficile dare, diciamo così, dei meccanismi generali per tutto il lavoro dell'archivista, si vede soprattutto lavorandoci quello che bisogna fare, che è molto vario. Noi abbiamo cercato in questi anni di ampliare sempre di più l'aspetto di valorizzazione didattica. Diciamo che è stato un po' svecchiato il personale che lavorava all'interno dell'archivio e siamo piuttosto orgogliosi della direzione che abbiamo preso, anche con la nuova direttrice e con la direttrice precedente. Mi piace ricordare Giovanna Cagnatti, che adesso lavora in soprintendenza a Bologna, dottoressa Dolcini adesso. Abbiamo cercato di spingere soprattutto sulla conoscenza del valore del documento, che avevamo visto poco presente, poco conosciuta nel territorio, e quindi abbiamo aperto una collaborazione molto grande con le scuole medie superiori, che ci hanno portato fortunatamente tante classi e tantissimi alunni, parlo nell'ordine del centinaio di alunni ogni anno, e quindi questo è un tipo di lavoro che prevede anche un tipo di formazione di interesse per quanto riguarda la didattica della storia, la didattica del documento, farla arrivare anche alle giovani generazioni, e anche questa è una cosa che si impara facendola, e ovviamente io me ne occupo, quindi è una cosa che mi appassiona particolarmente, però credo che unire una formazione archivistica con una formazione didattica è veramente entusiasmante da questo punto di vista, apre veramente degli orizzonti molto belli. Quindi, per riassumere velocemente, ci sono tantissime cose all'interno delle quali ci si può occupare l'archivio di Stato, a partire dalla conoscenza del documento medievale fino alla valorizzazione per le scuole medie.
fino anche ovviamente all'apertura ai nuovi orizzonti che stanno arrivando. Quindi noi stessi come ufficio produciamo documentazione digitale in questo momento, perché ormai siamo entrati in quell'ambito, e ci stiamo preparando, ci stiamo confrontando con altri enti, ricordo il PARER ad esempio, per il futuro trattamento archivistico di quello che arriverà, quindi dagli uffici statali, quando questo, diciamo, movimento di digitalizzazione, di smaterializzazione del documento andrà sufficientemente avanti. Quindi bisogna essere anche, diciamo, pronti per affrontare questo nuovo livello, tenendo presente che però ci sono tutti questi, perché non si passa, diciamo così, le giornate da parlare con il vigile del fuoco per avere il certificato antincendio, col tecnico del gas dello spegnimento, poi bisogna invece recuperare il gesto di una pergamena antica o preparare la visita per una scuola media, cercando di vedere cosa può piacere di più. Quindi credo che sia la parte forse più interessante, insomma, di questo. Insomma, non ci si annoia mai, ci annoiamo anche poco perché siamo molto pochi, purtroppo. Questo io penso che voglia anche significare nei prossimi anni un'apertura, esatto, siamo fiduciosi perché siamo veramente un po' ridotti agli ultimi termini, ai minimi termini. Sono previsti infatti in organico, sarebbero previsti figure molto diverse e archivisti, tra dovrebbe esserci anche un bibliotecario interno, perché abbiamo anche... È un po' quello che dicevamo prima, no? La necessità, esatto, delle competenze affini ma diverse, esatto, in ogni, esatto, istituto. Tra l'altro è una biblioteca molto particolare, quella dell'archivio di Stato, adesso non ho tempo di parlarne, comunque con delle esigenze, uh-huh, particolari, con delle modalità di scelta e di classificazione che ancora adesso ci stanno, insomma, un po' preoccupando, non so bene come affrontarle. Andiamo a vedere. Volentieri, assolutamente, perché non è semplice. E quindi archivisti, bibliotecari, tecnici e informatici dovrebbero lavorare insieme assolutamente e un po' sapere un po' tutto di tutto, perché è difficile. Perché non sai nemmeno che cosa chiede. Esatto, no? Esatto. Quello, quindi bisogna essere molto flessibili. Quella è la cosa forse che ci ha insegnato di più, lavorare all'archivio di Stato. Visto che siamo in orario, se c'è qualcuno del pubblico che vuole fare domande, volentieri. Io magari finirei la sezione, okay, e poi proprio perché guardavo... Faccio una domanda al volo. Sì. La vedi tu. So che sono interessati e chiedo spesso la lezione. Quali sono le modalità per essere assunti, okay, nella... Sì, giusto, questa è una domanda che fanno spesso. Allora, ovviamente tra la nostra amministrazione statale l'ingresso per concorso, per concorso pubblico, ci sono ovviamente diverse tipologie di concorso a seconda del ruolo, insomma, che si sta andando a cercare. Per quanto riguarda gli archivisti, occorre avere il diploma di archivistica, fotografia diplomatica, scuole che adesso stanno anche cambiando il tipo di ordinamento, insomma, che sono scuole di specializzazione biennali. Prima erano post diploma, adesso credo di aver capito che passano a post laurea, e allargano molto, diciamo così, le conoscenze. Quindi si era partito da un regolamento molto vecchio, inizio Novecento, non vecchio per modo di dire, sono vecchio nel senso proprio del termine, che si fermava un po' alla paleografia, la diplomatica classica. Per fortuna, ovviamente, scuola archivistica sanno di quello che si tratta, quindi ai classici insegnamenti hanno aggiunto spesso e volentieri cose molto utili, come la gestazione dei beni culturali, come l'informatica archivistica, la didattica e varie cose che si incontrano. Adesso penso che verrà formalizzata maggiormente su questa formazione. E ci sono appunto concorsi pubblici, ci sono due livelli fondamentali anche qui, che sono quelli di assistenti e quelli di funzionari, che insomma lavoriamo assolutamente in sinergia l'uno con l'altro. E poi vorrei ricordare, visto che comunque ci sarà una sessione dedicata alla libera professione, che data anche, insomma, la situazione, dato anche l'impegno che richiede il tipo di lavoro, quando si affronta una documentazione molto complessa, molto numerosa, eccetera, stiamo collaborando con grande soddisfazione con delle cooperative di professionisti del settore, che in questi anni, uno tra l'altro parlerà tra poco, con il dottor Borrelli, che in questi anni hanno veramente contribuito al riordino, alla valorizzazione di fondi di grandissima importanza, come ad esempio il Tribunale di Ravello. Penso che, insomma, devo spiegare quanto può essere, certo, importante la sua documentazione, senza i quali faremo fatica, proprio perché abbiamo tutte queste cose da seguire e ancora, diciamo, il personale un po' scarso, però credo che sia una strada che rimarrà nel tempo, anche
presumibilmente quando il personale aumenterà, perché è difficile per chi ci lavora dentro, appunto, tenere le redini di tutte queste cose e poter collaborare con professionisti sempre più specializzati che riescono ad affrontare documentazione a partire dal recupero materiale da dov'è, fino alla classificazione informatica, quindi anche in questo caso veramente esperienze spalmate su un grandissimo raggio, c'è una cosa che rimarrà sicuramente anche questo in futuro. Quindi direi due canali perlomeno, quello pubblico e quello di collaborazione professionale. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Chiamo ora al tavolo il dottor Claudio Leombroni, del responsabile del servizio patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, una nostra antica, non voglio dire vecchia conoscenza, antica di quanti. Si può parlare. È un monumento delle biblioteche, il dottor Leombroni, per cui insomma per noi è un onore. Sì, no, puoi fare quello che vuoi. Non c'è bisogno del microfono perché abbiamo quello ambientale che fa tutto, ovunque tu sia. Altrimenti da qui non si vede. Mi metto qui così mi metto. Ci provo. La cravatta. Ti dovrebbero vedere un po'. No, mi metto così forse. Perché ne abbiamo diversi connessi. Sì, era solo per vedere a chi parlo. Anche. Allora, io sono un antico ormai bibliotecario, quindi ho iniziato la professione nel 91, direi, 92, 91, 91. Quindi quando io l'ho iniziata e quando sono poi venuto a Ravenna, l'ufficio della provincia presso il quale lavoravo, che era il servizio biblioteche, un ufficio glorioso adesso per chi, per voi che siete giovani, che ha collaborato all'avvio di SBN negli anni Ottanta, pensate quindi. Ecco, quell'ufficio stava a Palazzo Corradini, che adesso è sede universitaria, perché quel palazzo è di proprietà della provincia di Ravenna, e stava nascendo l'allora facoltà, quindi condividevamo gli spazi e a un certo punto ce ne siamo dovuti andare perché i lavori proseguivano. Ora, questa quindi lunga... questa lunga storia dice una cosa, che a un certo punto le nostre professioni hanno potuto avvalersi di studi, di corsi di studio specifici. Io appartengo alla generazione che è entrata nella professione senza provenendo, io nel mio caso, da filosofia, non da beni culturali. Questo è un vantaggio, credo, perché vi consente, direi, di scegliere con consapevolezza anche il vostro futuro, o di provarci, di scegliere con consapevolezza i percorsi. Io sono entrato per caso nella professione. A chi me lo chiede, io non ho ormai, data l'età, non ho paura di dire che sono diventato bibliotecario perché mi ero innamorato di una bibliotecaria, che non è propriamente una motivazione. Succede anche questo. Dopodiché la bibliotecaria non c'è stata più, quindi io mi sono dovuto innamorare io della professione. Quindi, che devo dire, non è stato... Come consolazione. Non è stato difficile. Adesso voi siete in un periodo più complesso, perché sta cambiando il nostro mondo, ma questo è inutile che io ve lo dica, voi vedrete mutazioni straordinarie nel nostro settore, e solo a ripensare ai 30 anni, ma e anche a quello che mi veniva allora raccontato, il nostro settore è stato sconvolto, proprio cambiato tantissimo dalle tecnologie, dalla rivoluzione che in questi anni c'è stato.
Io vi ho detto che sono entrato nel 91, internet non era un fenomeno di massa, io lo scoprì nel 92 perché ho iniziato la carriera all'Università di Bologna, sede di Forlì, Scienze Politiche, dopo un lungo corso di formazione, perché c'era la vostra facoltà. E stiamo parlando del 92 e quindi era un internet a caratteri totalmente diverso. Quindi io sono entrato proprio in una specie di faglia tettonica tra ciò che c'era prima e ciò che c'è adesso, e effettivamente adesso è cambiato tantissimo e quindi voi dovrete gestire questi cambiamenti che stanno sconvolgendo anche i vostri colleghi che sono in servizio. Se prendete l'ultimo censimento Istat, che da un po' si è, spero che lo faccia con regolarità, si è, comincia a mostrare attenzione verso il settore delle biblioteche, ad esempio, le ultime, io ho notato una cosa straordinaria, dove ad esempio è possibile scaricarsi dati sul PC, poi fare tutta una serie di operazioni. Ma in relazione all'Emilia Romagna ho visto che i nostri colleghi, o i vostri futuri colleghi, se alla domanda cosa pensano di strategico, non hanno indicato tecnologie o quant'altro, ma il rapporto con la scuola, e se avevano un sistema di prestito, diciamo, digitale, diciamo in Emilia Romagna, meno della metà hanno detto sì, abbiamo un sistema di prestito digitale, e stiamo parlando di una regione in cui la regione, quindi il mio settore, spende tantissimo per finanziare queste cose. Posso dire che tutte le biblioteche ce l'hanno, ma perché i bibliotecari pensano che non esista? Perché questo ve lo potete, può essere motivo di studio, perché probabilmente hanno paura di questo e di quello che può comportare la disintermediazione, il saltare la biblioteca e non andare più in biblioteca. Vi dico questo quindi solo perché voi avrete, a differenza della mia generazione che si è occupata, non so, di SBN, di far decollare tutta una serie di cose, dovrete gestire, trovare percorsi in questo mondo. Avete le basi per farlo, perché a differenza del passato, fare i vostri corsi di studi vi dà comunque, o vi dovrebbe dare, una logica, un metodo anche per interpretare il mondo della professione, il mondo degli istituti culturali in cui vivete. Vi consente di lavorare a pieno titolo immediatamente nelle biblioteche? Questo è un percorso, come si diceva prima, che richiede, oltre agli studi, una continua formazione, perché le biblioteche, come il mondo che ci circonda, cambiano. E se li considerate costruzioni sociali, che quindi parlano ad altre persone, come cambiano le persone, cambia il modo delle persone di concepire l'accesso all'informazione e addirittura come voi lo catalogate, lo classificate, eccetera. Sono, pensate come vengono soggettati i libri, se prendete qualche scheda vecchiotta e prendete un ragazzo, voi stessi vi mettete a leggere, non capite probabilmente i termini, perché sono aulici o sono di un passato che ovviamente comincia a essere remoto. La regione, così vi do il quadro, almeno in questa regione, le regioni, ora come sapete il comparto pubblico prevale, ma c'è anche da noi una robusto tessuto di aziende, di cooperative che lavorano con il pubblico e anche con il privato e hanno notevole
penetrazione, notevole spessore, notevole anche solidità. Quindi non abbiate, cioè non dovete, se lavorare nel pubblico e lavorare in una cooperativa, non dovete sentirvi dimidiati. Siete professionisti, dovete essere professionisti in entrambe le situazioni. Poi ci possono essere condizioni di lavoro diverse, ma questo è un altro profilo. Nell'area delle biblioteche e degli archivi, ovviamente le regioni hanno competenze, no? Che fanno leggi. Nel nostro caso la legge è del 2000, è un po' vecchiotta, però è stata accompagnata da provvedimenti successivi, penso a una cosa che vi può interessare, gli standard di qualità delle biblioteche che furono in questa regione elaborati verso il 2003-2004, parentesi. A livello nazionale sono alcuni anni che si sta tentando di fare la stessa cosa, perché magari i musei l'hanno fatta, non so se avete sentito parlare di livelli uniformi di qualità per i musei. Nel campo delle biblioteche non c'è un quadro di riferimento per come deve essere la professione uniforme. In genere lo Stato ha cercato, il Ministero, di farlo, poi non ha avuto seguito, io spero che naturalmente abbia un seguito. Sono gruppi partecipati, cioè non è il Ministero che ovviamente si mette, che il Ministero ha 47 biblioteche, no? Gli enti locali ne hanno qualche migliaio, poi c'è l'università che ne ha altri migliaia. Sono gruppi di lavoro compositi che ovviamente cercano di definire come deve essere questo lavoro. Vi dico questo perché vi può interessare. Nel caso dell'Emilia Romagna, in questi standard di qualità si prevede, adesso può essere scontato, che l'archivio o la biblioteca abbia un bibliotecario o un archivista. Dice banale, no, non lo è. E la molla, l'incentivo è naturalmente il collegamento di questa apparente la palissiana constatazione con l'erogazione dei finanziamenti. Beh, noi potremmo, dice, tu non hai, non impieghi personale professionalizzato e mi stai chiedendo un contributo, e allora io non te lo do. Questo ha portato... È una ricattatoria. Sì, non viene applicato in questo modo brutale che vi dico, perché ovviamente occorre un certo savoir-faire, però questo... ovviamente ha alzato il livello anche di qualità, no? Quindi avere un titolo come voi avete, no? Avrete quando uscite da qui, in un contesto come questo vi è apprezzato, cioè è richiesto. E se guardate adesso anche i concorsi, la laurea in beni culturali è la prima, poi per i più anziani c'è anche la laurea vecchio ordinamento accompagnata da una serie di condizioni aggiuntive. La professione bibliotecaria, come la professione archivistica, sono anche entrate nell'articolo 9 bis del codice dei beni culturali. Io avessi detto a mio padre, cosa faccio il bibliotecario, non... lui voleva che facessi il medico, il bibliotecario non... Adesso dire sono un archivista, sono un bibliotecario vuol dire avere comunque essere in una professione riconosciuta, e come sapete, oltre nel caso delle biblioteche all'AIB, che ha un elenco dei propri soci che ipso facto è un elenco dei bibliotecari, il Ministero della Cultura ha l'elenco dei bibliotecari. Non è un elenco, diciamo, con carattere giuridico forte, perché in sede europea non si possono creare barriere alla libera concorrenza, eccetera. Quindi non è una disciplina ordinistica come... Però attesta il possesso di una serie di competenze che vi serve e vi servirà per poi accedere nel mondo del lavoro. Le regioni
quindi in vario modo legiferano nel nostro settore, hanno posto, penso alla Lombardia, anche un lavoro notevole anche di definizione dei profili, seconda delle varie situazioni, non so, sistema bibliotecario, biblioteca, hanno anche competenze esclusive nella cosiddetta istruzione e formazione professionale. E questo sarebbe un ambito in cui con l'università, che invece parte anche per sua vocazione dalla istruzione, dalla formazione di base, dalla ricerca, qui sicuramente un qualche incontro ci deve essere. Perché? Ora, se vi dicessi la professione del macellaio, no? La regione che fa corsi per fare il macellaio, il parrucchiere, eccetera, questo non può e ha finanziato in questi territori anche molti corsi di aggiornamento professionale, che sono diversi, no? dai corsi universitari, perché sono dedicati a coloro che hanno già una formazione, quindi servono per approfondire. Ecco, su questo si potrebbe fare il finanziamento di questi corsi, che è possibile, però non è diffusissimo sul territorio, anche perché il sistema della formazione richiede, è un po' un sistema concertato con diversi settori, parti sociali cosiddette, quindi le richieste di corsi di aggiornamento e formazione, in cui i docenti poi possono essere o colleghi delle professioni o anche docenti universitari, come spesso accade, non è richiestissimo. Eppure da queste parti, soprattutto sull'onda di SBN, furono fatti tanti tanti corsi di aggiornamento professionale, che sono quelli che più vi mettono a contatto. È il lavoro che fate, diciamo, nei tirocini, molti ancora più intenso, magari perché molto concentrato su aspetti più specifici del lavoro. Sulla parte archivi, qui è già stato citato prima, gli archivi hanno avuto una grande propulsione già a partire da metà degli anni 2000, con tutto il discorso del protocollo informatico e di tutto ciò che ha consentito anche a comuni che in genere mettevano negli archivi protocollare le persone più disparate, ha cominciato naturalmente anche in un comune piccolo alla consapevolezza che ci dovesse essere qualcuno con delle abilità non comuni. Naturalmente questo percorso si è poi robustito con tutta la questione del digitale. Prima è stato citato Parer faceva parte, questo vi aggiungo un altro tassello, dell'Istituto Beni Culturali, da cui provengo anch'io, istituto che ha avuto una storia gloriosa iniziata nel 74 e finita il 31 dicembre del 2020. Quindi l'attuale settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna ha nel suo seno coloro che facevano parte dell'Istituto Beni Culturali. Non c'è Parer, perché Parer attualmente è passato a un altro comparto della regione. E Parer è il polo archivistico regionale che già da qualche anno ha cominciato a occuparsi di una cosa che è il figlio dei cambiamenti che stiamo vedendo, cioè il documento amministrativo digitale. L'amministrazione adesso produce sempre, come diceva Michela all'inizio, tanti procedimenti e tanti provvedimenti, adesso però sono in gran parte digitalizzati. Io, che ho memoria lunga, e adesso cominciano a essere davvero così. C'è stato un lungo periodo in cui, nonostante il codice dell'amministrazione digitale, molte amministrazioni continuavano a usare il fax, la carta, e adesso si vede con maggiore intensità la firma elettronica, eccetera. Questo documento è
nell'Emilia Romagna sono conservati dalla infrastruttura di Bari. Anche le loro tesi, le tesi degli studenti ormai non sono più cartacee. Anche il cedolino del tuo stipendio, perché Bari ha questo di incredibile, io ho conosciuto quando sono appunto andato all'IBC, che oltre a gestire la sanità, no? Quindi immaginate le infrastrutture, i referti, quello che vediamo adesso col fascicolo, le lastre, quello che è, in una piccola misura rispetto alla sanità gestisce tutta la produzione amministrativa dei nostri enti locali, ma anche per convenzione la produzione di diversi pezzi dello Stato, tra cui il MEF per convenzione e i, non è uno scherzo, i cedolini dei dipendenti statali sono conservati per il tempo previsto nella pancia di Parer. Se posso fare un commento, martedì siamo stati proprio a vedere il Parer con gli studenti del corso di laurea magistrale, quindi hanno visto fisicamente proprio il data center. Vedo tanti studenti che... Questo per dire come adesso voi state lavorando a professioni che sono in forte cambiamento. Poi immaginate adesso qualunque pubblicità sentite la parola metaverso e vedete delle applicazioni incredibili, immaginate fra 30 anni che voi le vedrete che cosa ci potrà essere. Nel caso delle biblioteche, in questa regione in realtà il digitale è più diffuso di quanto appaia, ci sono due piattaforme che gestiscono il prestito digitale, una è per la Romagna ed è la prima ad essere nata e si chiama O Scoprirete o Biblioteche Romagna, l'altra è Emilib che prende tutte le altre province emiliane. Ma sta partendo anche la digitalizzazione prevista dal PNRR e fra poco anche in questa regione partirà un appalto e anche qui naturalmente sono previste, è previsto anche le figure del bibliotecario e dell'archivista perché a più livelli, perché ovviamente si va a digitalizzare dei documenti che hanno uno stato conservativo che va valutato, quindi nel pool che si occuperà di questo ci saranno anche bibliotecari. Il settore che dirigo ha bibliotecari così e ha archivisti, così come l'altra parte ha museologi, storici dell'arte, architetti, eccetera, no? Perché queste sono professioni del patrimonio culturale. Partiranno anche, in questo caso, bandi, ma riguardanti il digitale invece con i fondi europei gestiti dalle regioni e saranno 4 volte le dimensioni del PNR lato Emilia Romagna, non quello generale. E anche qui questi bandi ovviamente sono rivolti ai comuni, a soggetti privati, potrebbero generare richieste verso le professioni. Quindi questo vuol dire che nel vostro percorso di studi, cui dovete essere, come dire, fieri, perché state lavorando in un settore molto vivace, molto dinamico, avete un'offerta di studi che vi consente in questo momento di dominare, almeno insomma, misura sufficiente, quelle che sono le richieste del settore più ampio, e cui l'utilizzo e l'ingresso del digitale ovviamente vi credo che qui ci sia, no? Tutta una serie, a cominciare dall'Egrezza che di queste cose si occupa. Quindi avete una serie di opportunità che potete sfruttare. Per chiudere, noi abbiamo, pensate, le biblioteche, ci sono più di 1000 biblioteche in Emilia Romagna.
Quelle comunali che noi monitoriamo, quelle sono 400, sono più dei comuni perché qualche comune ha più di una biblioteca. È un tessuto per oltre il 90% in rete, quindi questo ne dovete tenere conto, perché un'altra cosa che dovete conoscere è il Servizio Bibliotecario Nazionale, nel caso delle biblioteche, perché in questa regione direi quasi tutte sono collegate a cosiddetti poli del Servizio Bibliotecario Nazionale. Quello vuol dire naturalmente conoscere anche le modalità di lavoro dentro il sistema. Su questo sistema la Regione investe, quindi tra archivi, biblioteche e musei, circa 5 o 6 milioni l'anno. Investe nel senso di erogare contributi richiesti da comuni, ma anche tramite convenzioni da biblioteche o archivi privati. Quindi fate questo attenzione, ad esempio in questa regione per organizzazione bibliotecaria regionale si intende non solo le biblioteche pubbliche, cioè di un ente pubblico, ma anche le biblioteche private. Pensate a Ravenna, c'è anche la biblioteca della Fondazione Oriani. Quella biblioteca è convenzionata con la regione, quindi riceve un finanziamento, e nel DODES qual è il vantaggio per il, diciamo, il contribuente? È che quelle biblioteche sono tenute anch'esse a erogare dei livelli di servizio, a consentire la fruizione, eccetera, eccetera, e anche in una misura un po' diversa a rispettare quegli standard di servizio che vi dicevo che sono tenuti in considerazione per l'erogazione di contributi. In conclusione, per non annoiarvi, ma dovremmo essere... Sì, allora sì, vedo che siamo. Quindi, qualche domanda. Voi avete... In questo caso, lo sbocco nel settore pubblico è uno sbocco ambito spesso e prevalente. Io sull'ambito sono più, perché dovete anche considerare che lo svolgimento della professione, perché adesso, come vi dicevo, archivisti, bibliotecari, eccetera, eccetera, sono professionisti del patrimonio culturale. Se guardate MAB, che è diciamo l'organizzazione delle tre principali e altre organizzazioni professionali, musei, archivi e biblioteche, sotto c'è professionisti del patrimonio culturale. Patrimonio culturale è una nozione nuova, nuova soprattutto per il nostro paese, dove prevaleva quella di bene culturale. Nel mondo anglosassone però è da tempo, ed è una nozione che dopo la Convenzione di Faro è, come dire, partecipata, cioè anche le cosiddette comunità di eredità o patrimoniali, a seconda di come traduciamo, possono individuare, concorrere a individuare che cosa è un patrimonio culturale. Quindi è un mondo molto, molto ampio potenzialmente. I bibliotecari, gli archivisti ci sono dentro, così come ci sono dentro i museologi o i museanti, come li chiama il mio amico Giallà, perché coloro che lavorano nei musei non hanno una parola che esprima, quindi devono ricorrere a professionisti dei musei, ma insomma, museanti, operatori, quello. Sono professioni, cioè noi veniamo da un percorso di studi che voi avete affrontato. E anche l'attività presso istituzioni private o la libera professione hanno dignità. Non vi dovete sentire, come dire, dimezzati per questo, perché adesso tutti questi sono professionisti del patrimonio culturale. Rimane comunque prevalente, voi sapete, biblioteche comunali in questa
Noi non abbiamo tanti comuni come la Lombardia, sono un po' più 3-40 se non sbaglio, però sono fra i principali datori di lavoro. Lo è in parte anche la regione, un po' meno, perché il nostro compito non è gestire biblioteche direttamente, no? Ma fare politiche nel settore ed erogare finanziamenti. Abbiamo anche qui un vivace tessuto di biblioteche private che o archivi che noi cerchiamo di sostenere, quindi è una realtà molto vivace. Non dovete perdere quindi il vostro amore per la professione, che penso che abbiate scelto consapevolmente, a differenza di quello che feci io. Rimane una professione molto bella e ricordatevi che siete professionisti indipendentemente dal ruolo che occupate. E questa è una cosa che è difficile, molto, che ho visto. Se lavorate in una soprintendenza, no? Adesso, o statale, spesso dice questo lavoro in regione c'è un dialettico. Io invece ho sempre avuto grandi rapporti anche di amicizia, perché vi dovete considerare primariamente parte di una professione. E come professione noi abbiamo un'etica, abbiamo una deontologia e abbiamo a cuore il patrimonio culturale. E questo lo facciamo stando in un comune, stando nello Stato, stando alla biblioteca Oriana. Questo ci deve accomunare e sulla base di questo dovete poi costruire le vostre scelte. Prima vedevo la moda, no, avete anche... Adesso quello è parte di quella nozione ampia di patrimonio culturale. Ma non c'è una contraddizione nel fare biblioteca, perché tutte queste professioni si occupano del patrimonio culturale e hanno a cuore questo. Queste tradizioni di studi in Inghilterra si chiama cultural heritage, comincia a essersi, vedo anche nei corsi di studio delle università. È un filone di studio straordinariamente bello perché è molto aperto a tante discipline e io spero che anche bibliotecari e archivisti si sentano professionisti del patrimonio culturale, oltre che del... Questo è il miglior modo per affrontare i cambiamenti enormi che abbiamo visto ma che ci saranno. E quindi gli auguri sono non abbiate paura delle difficoltà magari iniziali, perché quelle le hanno avute tutti, anche i miei tempi era così, non vi preoccupate, era così in tutto, anche all'università. Io facevo i corsi di filosofia, ricordo il professor Galli, oggi in pensione, che guardandoci disse: voi dovete prepararvi a fare anche altro, perché l'università è piena e per fare ricerca troverete posto fra 20 anni. E in effetti, che auguri. E in effetti è stato così. Quindi non dovete scoraggiarvi per le difficoltà. Quello che avete appreso deve essere la vostra forza. Grazie. Ringrazio davvero particolarmente Claudio, perché ogni volta ci regala pillole di storia e anche di saggezza e positività. Mai data. Sempre di più, sempre di più. Più il tempo passa, più cioè, il tuo stimolo, anche proprio questo incentivo a sentirsi parte di un corpo più ampio, ad entrare, a interagire proprio con la società per il patrimonio culturale, è interessante, perché ci concentriamo un po' su quelle che sono le professioni e le competenze, ma spesso dovremmo, no, elevarci e guardare dall'alto il panorama, che è molto più ampio, molto ibrido, e per questo è anche creativo e stimolante. Questa è una, sono professioni che hanno bisogno di riconoscimento proprio.
per chi ama la filosofia Anerkennung, proprio come l'amico di Franco Fortesi, riconoscimento, e anche quando sono entrato, il problema era farsi riconoscere dalla società. Che cos'è un bibliotecario? Farsi riconoscere come una professione importante, non come... In questo contesto del patrimonio, secondo me, voi avrete la possibilità di farvi riconoscere come professioni, come professionisti, perché è una disciplina, sono discipline fortemente in espansione, anche con narrative accattivanti. Per chi è archivista, io vedo Tara Borrelli, se non sbaglio, sì. Che è giovane. E quando facciamo degli eventi per archivi, vedo che hanno una partecipazione straordinaria delle comunità, perché e su questo, perché la sentono parte della propria storia, e su questo dobbiamo contare, perché queste strategie di riconoscimento, secondo me, hanno delle maggiori possibilità rispetto a quando sono entrato io nella professione, che pure era un momento in cui per diverse ragioni cominciava a porsi il problema della biblioteca come servizio, come servizio pubblico, e quindi attirava tutta una serie di consensi. Adesso questo dovete senza avere paura. Ci sono grandi opzioni, secondo me, su questo. Questo vale anche per voi, questi certo, corsi. Per noi che dobbiamo poi plasmarli e no, seguire un po' quella che è l'onda. Non solo le richieste, ma alle volte anche anticipare quelle che possono essere le richieste. E questo è un po' quello che ci si chiede, anche il motivo per cui costruiamo queste iniziative di contatto con, prima citato, le parti sociali, appunto, tutte le istituzioni, gli enti e i professionisti che oggi abbiamo contattato. Per noi sono le parti sociali, quindi sono il punto di riferimento, sono gli interlocutori dai quali avere, insomma, delle indicazioni molto concrete, perché altrimenti l'università rimane chiusa nel suo castello dorato e poi non è in grado di interpretare e di cogliere, di percepire, di intercettare i cambiamenti. Invece, soprattutto in un corso di laurea come questo, che prepara professionisti, quindi che non fornisce soltanto una preparazione culturale al di là della professione, cioè per noi questo deve essere veramente un comandamento. Grazie Claudio. Grazie a voi. E siamo a orario preciso, quindi non so se ci sono domande urgenti, altrimenti le rimandiamo alla fine della seconda lezione. C'era qualche curiosità specifica? Possiamo andare avanti allora. Allora lascio il coordinamento a te. Sì. Perfetto, andiamo a cercare tutti. Attenzione con la sedia. Sì, allora. Ecco, qui ho segnato anche il... Sì. Benissimo, allora partiamo adesso con la seconda sessione. Dopo questa bella sessione, diciamo, sulle prospettive nel settore pubblico, adesso parliamo di prospettive nel settore degli archivi. Quindi io chiamerei ad avvicinarsi, intanto qui davanti abbiamo Piera Fiorito, Dario Taraborrelli, Davide Chieregatti, ci sono tutti, sì, Marica De Marino, e cominciamo con Marco Ranieri, prego. Quindi sì, puoi mettere la chiavetta, assolutamente sì. Qual è? Sono tutti quelli PDF, va bene, forse meglio perché si sanno sicuri. Ecco, l'unica cosa è così non lo vedi a schermo intero. Facciamo così. Eccoci, prego. Grazie, mi posso mettere al console. Buongiorno a tutti, sono Marco Ranieri,
Inizio anch'io con una confessione, sono un informatico, quindi sono la persona più fuori luogo apparentemente di questa giornata. Mi ricollego, intanto parlare dopo Claudio Lombroni è come andare a Sanremo dopo i Maneskin, cioè adesso è il momento più difficile. Mi ricollego al discorso di professionista del patrimonio culturale, assolutamente. La mia idea è, tramite l'azienda che rappresento, che è DM Cultura, che fornisce servizi software in ambito culturale, anticipare alcune professioni che ci saranno nel prossimo decennio, che riguardano i professionisti della cultura. Quindi parleremo un pochino, vi spaventerò un po', questo è l'obiettivo, però vi darò anche una direzione di quelli che saranno i mestieri che oggi non ci sono. Ero, a dir la verità, indeciso nella parte iniziale, se cominciare con qualche esempio tangibile, il sistema che permette di dare giudizi sulla metrica dei livelli uniformi delle biblioteche, dei musei, è un sistema che con Claudio Lombroni interagiamo, abbiamo realizzato noi, è tangibile, esiste. Ma ritengo che è più importante che raccontare esperienze concrete, che sono tantissime, e spiegarvi in che direzione stanno andando le nuove professioni, perché le professioni culturali hanno una spinta, stanno avendo una spinta, e nel prossimo decennio, secondo me, cambieranno molto e evolveranno in senso digitale. Bene, intanto la premessa, l'abbiamo detto tutti, sta cambiando il modo di leggere, ricercare, consultare e informarsi in rete. Si parla di hopping, leggere saltellando, gli ipertesti ci portano a leggere in modo diverso, il consumo di servizi in movimento, ubiqui, anche servizi che riguardano, ad esempio, l'ambito archivistico, per fare un esempio, alcune volte approfondimenti avvengono tramite mobile. C'è una concezione diversa di quanto tempo dedicare all'informazione, di come saltare sull'informazione. Questo tipo diverso, per tutte le tipologie di pubblico, di affrontare il contenuto, l'informazione, porta a variare, evolvere i servizi, e porta anche chi fa azione di mediazione culturale in tutte le direzioni, chi farà il mestiere di aiutare la cultura, ad andare in tante e diverse direzioni. Poi parleremo parecchio anche di metadati, perché all'interno di un processo digitale di automazione, di innovazione, userò un po' termini anche un po' scomodi, c'è la competenza culturale, che è sempre la base, lo dico all'inizio perché è molto importante questo, quindi la conoscenza e la competenza poi sostiene l'innovazione che viene dopo. Tra le tante cose che sono cambiate, per esempio, la capacità di creare nuove relazioni tra i dati. I dati nel loro insieme, nei servizi di nuova generazione, danno di più, non sono separati, non sono un punto unico, sono un insieme di informazioni che viene collegata e vista in tanti modi diversi. E anche di questo si può parlare nei diversi ambiti. A me piace sempre citare Charles Percy Snow, che è un personaggio apparentemente non conosciutissimo del secolo scorso, della prima parte soprattutto del secolo scorso, che ha parlato e parlava di due diverse culture. La cultura tecnologica in evoluzione nel XX secolo, ma ancora di più oggi, e la cultura è la parte di patrimonio culturale, di servizi e contenuti culturali. A mio parere il punto chiave, la congiunzione del vostro lavoro, del lavoro di quasi tutti di voi, sarà quella proprio di trovare un'intersezione tra una parte di gestione di patrimonio documentale, contenuti archivistici, servizi bibliotecari, e possibilità di fare questo con nuovi strumenti digitali, soprattutto lavorando di squadra. Non c'è una separazione tra questi due tipi di figure. E a mio parere il confine tra digitale e culturale sarà sempre più labile. Le persone che faranno un mestiere nel 2030-2040 in ambito culturale devono avere una sensibilità digitale. L'azienda che rappresento oggi qui, io sono professionista della cultura anch'io da diversi decenni, è DM Cultura, che offre servizi e contenuti in ambito culturale, quindi solo soluzioni digitali in ambito culturale. La particolarità dell'azienda dove lavoro, per esempio il team dove lavoro io, che è il team Musei Archivi, è un team che ha una parte significativa di persone che sono informatici, esperti di settore in ambito tecnologico, ma una parte significativa di persone che sono laureate in beni culturali e che fanno intermediazione tra l'informatico e l'istituzione culturale. Spiegano, descrivono, mettono insieme i dati, creano servizi, cercano soluzioni. Queste persone sono determinanti, e lo saranno sempre di più, con l'aumentare della complessità e della reattività dei servizi digitali. È un mestiere di mediazione, un lavoro di mediazione importantissimo, che per farlo richiede due diverse sensibilità. Non bisogna essere informatici,
ma bisogna sicuramente avere una percezione di quello che è il cambiamento digitale. DM Cultura c'è da più di 30 anni, le biblioteche per esempio della regione Emilia Romagna usano la componente Sebina, io sono lunedì a Napoli a presentare per esempio il sistema archivistico della città metropolitana di Napoli, lavoriamo in tante direzioni diverse, stiamo realizzando un'esperienza virtuale straordinaria per l'Università di Trieste, quindi è un'azienda che cerca di fare innovazione in ambito esclusivamente culturale. Siamo su 3 sedi, Roma, qui a Ravenna in modo significativo anche storicamente da diversi decenni, e a Bologna. La prima premessa alle pillole di innovazione che vi racconto fra qualche secondo è il fatto che bisogna conoscere bene di cosa si parla. Qualunque ambito, qualunque filone professionale andrete a seguire, la competenza di base, nel caso specifico per esempio riguardo agli standard, è un elemento fondamentale perché vi permette poi di declinare il servizio, di pensare soluzioni online, di pensare soluzioni innovative a fronte di una competenza che si è andata a solidificare nelle fasi iniziali del percorso universitario tramite il rispetto e l'attenzione per gli standard. Lo dicevo prima, questa figura di mediatore culturale deve avere delle competenze, deve essere un anello di congiunzione, deve essere una persona estremamente capace di declinare su servizi nuovi e soluzioni inedite quelli che sono i metadati, così vengono chiamate le informazioni, nel rispetto degli standard, che poi garantiscono quello che è uno dei filoni su cui più crescerà la cultura nel prossimo decennio, cioè l'interoperabilità, lo scambio di informazioni tra banche dati, lo scambio di informazioni tra istituzioni culturali, la creazione di grandi banche dati aggregate da dove attingere per poter vedere le informazioni loro assieme. Chi creerà, chi penserà alla congiunzione a questi dati? Le persone che oggi escono ed entrano nel mondo del lavoro con esperienza e conoscenza degli standard culturali che sanno muoversi con una discreta sensibilità digitale. Un esempio, lo standard IIIF è uno standard che riguarda le immagini, l'interoperabilità, è uno standard creato sicuramente con competenze informatici da informatici, ma che si basa su delle regole di gestione di dato, di trattamento, di costruzione dell'informazione che sono state pensate da esperti di settore, da esperti archivistici, da esperti documentali. Le regole, il linguaggio, la comunicazione, la composizione di queste informazioni permette oggi, per esempio, tramite un visualizzatore standard, di andare nel portale Antenati, che è uno dei portali che abbiamo realizzato noi come DM Cultura, in cui ci sono 130 milioni di atti documentali, nascita, morte, e di sfogliare immagini, di vedere immediatamente i metadati, tutte le informazioni, il sommario, l'indice, a fianco dell'immagine, di poter arrivare a un livello di zoom altissimo, perché è stato pensato in modo da avere delle frammentazioni, quindi si può andare e vivere il dettaglio di quello che è scritto. L'esperto che ha bisogno di informazioni in questo ambito, tramite uno standard di interazione, può raggiungere queste informazioni. Questo è un portale per dare l'idea che nel mondo, per vari motivi, anche per la famosa ricerca del passaporto in Sud America, ha centinaia di milioni di contatti l'anno. Lo standard, il dato originale, permette la costruzione del patrimonio documentale a banca dati e permette la fruizione. Questo apparente breve percorso, questo attimo di click, è stato fatto grazie alla sensibilità di persone che hanno fatto un'azione di semplificazione, di organizzazione del dato e di fruizione attraverso gli standard. Adesso facciamo un breve esercizio. Che tipo di skill sarà richiesto, che tipo di professionalità, scusate, qui, tra l'altro ecco, poi vi farò una premessa, nel prossimo decennio per chi esce da beni culturali? Allora, intanto mi sono permesso di usare spesso all'interno di queste slide parole in lingua inglese, avrei potuto tradurle, ma è un po' un breve esercizio anche per chi entra nel mondo del lavoro. Se hai a che fare con il mondo digitale, se hai a che fare molti termini originali, non si riescono a tradurre. Io potrei dire ahimè, perché anch'io ho una sensibilità culturale, però è così. Adesso vi dico, pensate al volo selfie, come si può tradurre, non è proprio facilissimo. In ambito dei nuovi strumenti, nuovi servizi digitali, sono molti termini difficili da tradurre. E quindi bisogna prendere anche dimestichezza con principi d'uso e fondamenti di questo processo digitale. Uno dei lavori più interessanti, dei mestieri più interessanti, a mio parere, è quello di chi progetta e progetterà dati compositi, dati aperti, da offrire tramite grandi banche dati. Una persona che riesce a vedere dati apparentemente in banche dati differenti o apparentemente senza nesso, riesce a ricomporli, a pensarli in modo diverso e a offrirli alla comunità. Quindi offrire nuove basi di conoscenza, nuovi legami
attraverso gli standard, perché se non conosce gli standard non può farlo, e quindi creare legami sociali, anagrafici, semantici tra dati che vengono poi usati da altri. Si possono fare applicazioni, servizi software. La persona che analizza questi dati, che li studia e li ricompone e li propone all'interno di Wikidata, all'interno di una grande banca dati internazionale, all'interno di un sistema di geolibri nazionale, è un esperto di dati e di contenuti culturali di altissimo livello. E non è un informatico, perché conosce i dati, poi è l'informatico che li traduce. E quindi c'è questo lavoro prima, che è un lavoro di intermediazione molto importante. Detto, mi son tenuto sull'inglese. Immaginiamo una persona che fa azioni di digitalizzazione o restauro. Io sono restauratore e quindi lavoro su una pergamena, si parlava prima di pergamene, e faccio un'azione di restauro. Io posso ovviamente documentare con i metadati queste informazioni e far sì che con degli standard si veda su dei portali o si tenga conservata in grandi cataloghi, ma posso addirittura incominciare a metadatare, a descrivere quello che io faccio. Cioè faccio foto dei vari passaggi del restauro e li dettaglio. Faccio foto di quelle che sono state le criticità. Faccio degli audio, dei podcast su quello che sta succedendo, racconto. È un eccesso di digitale? Ma se vado a conservare l'oggetto finale, quindi, non so, la pergamena digitalizzata, il manoscritto digitalizzato, ma ho anche altre informazioni digitali che raccontano l'intero percorso, in realtà sto arricchendo l'informazione, non mi sto limitando. Sono una persona che prende l'azione stessa di recupero, di digitalizzazione, e la fa diventare parte del patrimonio digitale. Quindi mi spingo oltre e cerco di descrivere con altri metadati descrittivi l'informazione, la arricchisco, la curo, perché cronologicamente ho un qualcosa che descrive l'azione di conservazione o di restauro che sto facendo. Anche questo è parte di un approccio digitale nuovo. Sono quello che, oltre a fare l'operazione, la descrive, la supporta, la racconta, e da questo nasce un'inventariazione diversa, la collocazione è diversa, alcuni legami sono diversi. Perché? Perché ho pensato subito ad alcuni aspetti digitali legati all'azione concreta che sto facendo. Questo è uno dei mestieri più strani, secondo me più interessanti, e tra l'altro sarà uno dei mestieri che coinvolgerà di più in ambito beni culturali. Ho digitalizzato delle pergamene bellissime. Lo comunichiamo a Google in qualche modo così ci facciamo trovare, oppure ho finito lì, c'è un evento in cui le presento e arrivederci. Nessuno ne sa niente. E su Google non si trovano. Non va benissimo se ci pensiamo, perché molti esperti di settore ci cercano tramite Google. Allora siamo capaci a creare dei metadati descrittivi aggiuntivi che Google capisce e che permettono a Google di raggiungere questa informazione? Chi fa questo? Non lo fa l'informatico. Sono dei campi che hanno delle caratteristiche precise che descrivono l'informazione, che devono seguire alcune regole, perché Google non è proprio così intelligente come sembra. Però è importante avere anche questo tipo di search engine optimization, ottimizzazione dei contenuti verso i motori di ricerca. Questo è un vero e proprio mestiere, così come sapete, ne avete sentito parlare, di coloro che vendono i loro servizi in modo tale che il negozio di estetica possa essere più visibile su Google. Non è differente per l'istituzione culturale, soprattutto perché Google apprezza a titolo gratuito, mentre sull'estetica il mercato è fatto in modo che deve sostanzialmente pagare per essere in prima posizione, apprezza quelli che sono gli elementi unici. Un manoscritto è unico, una pergamena è unica, un documento, un'opera d'arte è unica, un reperto. Quindi cosa vuol dire? Che se io imparo e divento un mediatore verso Google, è un mestiere altrettanto importante quanto quello di colui che fa didattica e fa mediazione verso le persone reali, perché trascina e aumenta la visibilità in rete di un'istituzione culturale e del suo patrimonio culturale. Tra l'altro devo dire, non mi sono spinto altrove, oltre, ero tentato, ve la racconto lì velocemente, di mettere una slide per esempio anche sulla didattica per gli agenti conversazionali. Avrete sentito parlare di ChatGPT, stanno migliorando e di molto questi programmi che sono in grado tramite intelligenza artificiale di rispondere. La grande differenza, e la cosa che faccio più fatica a spiegare, è che non rispondono perché hanno tante risposte, rispondono perché stanno imparando a rispondere. Nel prossimo decennio alcuni di voi lavoreranno ad educare questi programmi, passeranno la giornata a spiegare a questi programmi come rispondere. Perché questi programmi risponderanno agli utenti, non voi. Voi educherete i programmi, gli agenti conversazionali. Questo è un mestiere certo, così come il mestiere di relazionarsi con Google, che lo deve fare chi ha competenze culturali, non lo può fare l'informatico. Non posso fare didattica, io ho un chatbot, ho un programma, cosa gli insegno? 2x3, 6.
Un altro elemento, un altro mestiere che a mio parere sarà diffusissimo e su cui stiamo già lavorando, io in questo momento ho tre situazioni diverse a livello di mostre virtuali che stiamo realizzando, una con l'Università di Trieste, una con Istat, una a breve in uscita con i Musei Civici del Comune di Trieste, è quella di progettare mostre virtuali. Allora, non mi spingo sul termine metaverso perché è un po' inflazionato e secondo me siamo ancora abbastanza lontani. I chatbot sono molto vicini, il metaverso ancora ci arriverete, voi giovanissimi, noi forse un po' meno, perché secondo me ci vuole ancora un paio di decenni. Il multimedia 3D curator, è usato ancora una volta un termine eccessivamente anglofono, potevo dire la persona che fa curatela di mostre virtuali, il professionista, l'operatore museale, è una persona che progetta mostre in ambito virtuale. Deve avere la assoluta competenza e capacità di sapere cosa posizionare, come fare la didascalia, che tempi ha l'audio, quanto deve pesare l'immagine, deve decidere dove metterla, ha qualche vantaggio in più rispetto a chi cura mostre reali, perché se ci ripensa sposta le cose in ambienti virtuali è più facile, però comunque deve avere questo tipo di competenze. Le mostre virtuali hanno arriveranno a un progresso, a una un'accelerazione nei prossimi anni difficile da immaginare. Questo è anche questo, è un mestiere un pochino più vicino a quelli che si raccontano in altri contesti. Non dovete diventare la Ferragni dell'ambito culturale, però insomma, chiaramente ci sono persone, ce ne sono sempre di più, che sono dei digital content curator. La nostra azienda, la mia azienda DM Cultura, ha delle persone che sono espressamente dedicate a questo, che hanno fatto questo percorso di studio, nel caso specifico anche in quest'Ateneo, così come l'archivio che vado a presentare a Napoli lunedì è seguito da una persona che ha fatto percorso di studio in questo Ateneo, quindi c'è un legame profondissimo tra Ravenna, Ateneo e DM Cultura. In questo caso è più semplice da spiegare perché viene già naturale. Fare comunicazione, raccontare nei spazi social, raccontare in modo pulito, formale, ordinato, quello che succede nelle istituzioni culturali. Tra l'altro non so se sapete, ma fare delle pillole di comunicazione che parlano di elementi unici, una pergamena, un documento, sono apprezzate da Google in termini di web reputation e aumentano la possibilità che voi possiate apparire con quello stesso documento nella lista Google. Internet è connessa. Non posso permettermi di mettere su un portale o un'app che fa un qualcosa, non raccontarlo in rete in modo massivo, non offrire a Google lo stesso contenuto, altrimenti sono su una bellissima isola. Chiaro che poi io mi sto spingendo molto oltre, si potrebbe entrare su la disumanizzazione di alcuni aspetti, sulla qualità del dato, quindi io vi sto portando solo verso direzioni che saranno inevitabili, ecco, e cercando di dare un senso positivo a questo cambiamento. Questo è un altro mestiere molto particolare. In ambito sicurezza non c'è una grandissima sensibilità in Italia. Io sono anni che lavoro a fianco di ICOM per portare avanti un qualcosa legato alla sicurezza emergenza. Noi abbiamo anche un software, stiamo cercando di avvicinare ai grandi archivi, musei e biblioteche. C'è un esperto di settore che si occupa di cosa succede in caso di rischi antropici e naturali, quindi rischi legati ad alluvioni, allagamenti, incendi, terremoti o persona. Questa persona usa un software, ha dei dati che può vedere, al di là dell'ingegnere che controlla se gli impianti sono a posto, se l'estintore va, ma c'è un software che permette di vedere se dei rischi possono essere mitigati o meno, perché la tecnologia andrà avanti. Noi cosa facciamo? Mettiamo i documenti tutti a piano terra, poi si è allagato, accidenti, non ci abbiamo pensato? C'è un software che fa domande automatiche per questo? Noi ne abbiamo scritto uno con ICOM Italia e devo dire che stiamo cercando di convincere la comunità a usarlo. Anche questo software, come tanti altri, ha bisogno di mediatori culturali, di persone che poi lo utilizzano, dimostrano che è utile e lo migliorano, non va da sé. E quindi questa persona ha completa conoscenza delle unità documentali, dei beni, degli arredi e degli ambienti e tramite un software che fa simulazioni e guarda dati legati ai sensori si accorge che ci sono dei rischi e cerca di mitigarli. Anche questo già chissà quando succederà. È uno dei mestieri che chi si laurea oggi si troverà sicuramente a fare. Quali sono i primissimi passi da fare verso queste direzioni? Intanto mentre sentivo i relatori precedenti mi sono venute in mente un paio di cose. La prima è imparare a usare lo strumento per fare le call online, quindi il microfono e il video, fondamentale, i tempi di parlare, la didattica online. Io, e lo dico veramente purtroppo, perché andare nei musei e negli archivi è una cosa bellissima, a toccare con mano, ormai lavoro quasi solo online.
veramente purtroppo. Però è così. Quindi bisogna imparare i tempi, i ritmi, bisogna riuscire a dare attenzione ai contenuti ed essere precisi. Il secondo può sembrare un dettaglio, ma abbiamo noi tutti, e qui devo dire tutte le generazioni in questo caso, è straordinario perché unisce giovani e meno giovani, un divario digitale spaventoso in termini di scrittura delle email. Non abbiamo capito nulla. Lo scrivete a me che ho scritto grazie, ok, perché, come, cioè con una riga. Immaginate di fare una lettera cartacea in cui scrivete una parola e la mandate a 50 persone di cui 49 non volevano saperne. Qui siamo sul test di intelligenza. Però dall'idea di come l'esperto culturale deve riuscire a superare anche questo limite. La formalizzazione verso un informatico di come usare i metadati per fare open data. Caspita, devi saperla scrivere. La descrizione per Google in 150 righe, 150 caratteri di un'unità documentale. È un mestiere, o lo sai fare o non lo sai fare. E a mio parere c'è un potenziale in chi esce da un percorso di questo tipo enorme per fare questo. Vi aggiungo poi, in un momento in cui c'è un evidente boom di servizi e contenuti culturali in Italia, perché è così anche per fondi PNRR, per quello che si è detto, che tutto questo processo digitale rappresenta una grande opportunità. Bisogna avere l'elasticità per imparare, per mettersi in discussione, per pensare all'uno e l'altro, perché come ho detto prima poi non è che imparo solo questo e trascuro quello che è il servizio per la cittadinanza, la spiegazione, la didattica di persona, la reattività, la costruzione dei dati, la digitalizzazione, proprio la conservazione e la collocazione sono elementi altrettanto importanti. Quindi abbiamo detto che uno studente che esce da un percorso di studi deve sapere scrivere le mail, e qui già vi invito a rileggere le vostre mail precedenti e coprirvi il capo di cenere, saper usare bene uno strumento come Teams e Zoom, saper usare LinkedIn. Qualcuno mi ha detto qualche giorno fa, ma LinkedIn è lo strumento per cercare lavoro? No, no, assolutamente no. Non hai capito nulla. LinkedIn è un punto dove io, professionista di settore di beni culturali, faccio un post ogni settimana, ogni mese, ogni due mesi, quando sento, e spiego gli obiettivi che ho raggiunto. Sono un restauratore? Ho fatto un restauro? Ho un'immagine che descrive? Ho fatto un progetto? Ho costruito un metadato? Dove lo racconto? Dov'è raccontato in modo multimediale il mio curriculum? Non mi date un PDF di sette pagine. Dove è raccontato? Lo posso ripercorrere? Posso mettere gli hashtag e parlare con altri esperti che conosco? Perché poi se parlo di ICAR con gli esperti del MIC, magari mi leggono e ne parliamo insieme. E quindi creo un qualcosa che non è, che non mi incensa, non è una cosa celebrativa, sono degli step molto puntuali, delle pillole che descrivono quello che faccio. E amplio anche dal punto di vista digitale la mia comunità. Nel momento in cui io, come DM Cultura, ecco, una cosa che ho detto, per esempio, che DM Cultura nella ricerca dei professionisti e beni culturali, anche giovani, parte da un percorso formativo importante che segue sempre una logica del tempo indeterminato, perché per imparare ci vuole tempo insieme. Però io, prima di un colloquio, vado a vedere che fate sui social, ve lo dico. Se non esistete sui social, è molto difficile esistere in un'azienda che dà servizi informatici per la cultura. Se poi esistete e scrivete che ce l'avete con tutti, non vi dico. Lì non vi dico proprio cosa penso, perché insomma siamo in pubblico e devo dire che c'è ancora gente, anche non giovanissima, che li usa come valvola di sfogo. Questi sono alcuni miei post, come ho detto sono sempre contento e felice, ma è giusto che sia così, in cui spiego il portale Antenati, ve l'ho raccontato in un attimo, è un progetto bellissimo, lo spiego, lo linko e lo metto. Qui spiego il progetto che stiamo facendo all'Università di Trieste, sono tornato da due giorni a Trieste, ho parlato con un team di 13 professori, al di là che meno male eravamo 14 al tavolo, di persona, è una bella cosa, la racconto in LinkedIn, scrivo un articolo generico, parlo di un qualcosa che abbiamo fatto con ICOM Italia, mi racconto tramite LinkedIn. Anche uno studente che inizia con un laboratorio, con una tesi, può fare uguale, non è che bisogna raccontare solo cose di spessore, bisogna fare delle pillole che hanno un senso. Qui racconto il mio libro, qui racconto un'esperienza legata a un museo di Terni con esperienza di giochi e attività e servizi con app su dati, su metadati culturali. Il secondo punto, a mio parere, su cui bisogna un po' cominciare a ragionare se si vuole entrare in un mondo di lavoro digitale, anzi il quarto, perché abbiamo detto email, utilizzo di Zoom, Teams e Google Meet, LinkedIn e Twitter. Anche qui fare una pillola ogni tanto, o comunque se non si vuole essere protagonisti, partecipare a trend delle comunità, di professionisti che parlano dei vostri argomenti, non è male. Lo fate con Sanremo, facciamolo anche nell'ambito della cultura. Comunicare anche un pochino in lingua inglese, o almeno ascoltare e leggere. Quindi crearsi una sorta di
consapevolezza a rete digitale in cui esprimere il proprio lavoro, quello che si vuol fare, perché mi è capitato gli studenti che hanno poi alzato la mano dicendo: ma sì, ma io vorrei fare proprio questo mestiere. Ma va benissimo, non devi fare l'informatico, lavorare solo digitale, ma devi essere consapevole di quello che puoi essere in queste direzioni. Questo è un po' un eccesso, un po' di più, ero indeciso di mettere questa slide, ma alla fine l'ho messa. Tutti quanti usiamo Microsoft Word, che è un editor, lo sappiamo usare, spero bene, perché comunque bisogna sapersi muovere, lo usiamo, gli studenti lo usano per la tesi, nel momento della tesi o comunque di confronti di laboratorio, importante. Esistono degli strumenti di editing nel web, si chiamano content management system e servono per scrivere anche contenuti semplici nel web. Sapere almeno di cosa si tratta, sapere come si usano, sapere come si scrive un testo nel web è un esercizio che nel laboratorio di informatica, all'altro Ateneo, si fa in alcune situazioni, è molto importante perché vuol dire ho incominciato a entrare in un ambito, in un contesto digitale. Conclusione. Sono d'accordissimo che si parla di professionisti della cultura. Per essere professionisti della cultura bisogna essere attenti anche al digitale, partendo dai contenuti culturali, dalla sensibilità culturale che si ha perché si è scelto questo percorso. È un'opportunità. In ogni mestiere del prossimo decennio ci sarà qualcosa di particolare che non vi aspettate legato al digitale, ma sarà così anche negli acquisti online e magari nell'identità digitale speed che chissà cosa diventerà. Per questo è necessario avere un po' di disponibilità, di elasticità e soprattutto, ritorno all'ultimo elemento, pensate a internet in modo diverso. Io spiego tante volte, ho fatto anche nel mio libro, che noi siamo la prima generazione digitale, siamo la prima generazione di genitori digitali, siamo la prima generazione di utenti digitali, siamo estremamente confusi nell'utilizzo. Soprattutto l'indicazione che do sempre agli studenti quando ho occasione di interagire è: separate assolutamente la vostra vita privata da quella professionale in ambito digitale. Queste due cose sono profondamente diverse e anche la visibilità deve essere profondamente diversa. E non è che una ha 1000 poste e l'altra ne ha 0. Sono due percorsi diversi che hanno appunto una qualcosa di, da seguire, che sarà poi il vostro percorso personale. Grazie. Prego. Io ringrazio il dottor Ranieri innanzitutto per questa bella carrellata di nuove professioni che ha fatto, ho visto negli occhi degli studenti un forte interesse e anche per i consigli che ha dato. Quindi mi rivolgo a tutti, ma in particolare agli studenti, facciamo veramente tesoro. Poi ecco una domanda che adesso faccio a DM Cultura, ma si intende estesa anche agli altri, magari ecco far capire anche se la vostra azienda, in questo caso DM Cultura, accetta per esempio tirocinanti oppure esperienze in vista della tesi di laurea o qualcosa di simile, post laurea. Valutiamo sempre insieme caso per caso. Azienda sede dove? Noi siamo a Roma, a Ravenna e a Bologna, quindi okay. Come mi risiedo un attimo, sì. Non sento tutti. Noi siamo a Roma, a Ravenna e a Bologna. Come dicevo prima, ci sono veramente persone, colleghi che sono nel mio team, che sono arrivati perché le ho conosciute durante esperienze con gli insegnanti. Quindi ci sono 1000 modi per trovare un contatto, da LinkedIn, perché adesso lo saprete usare, perché altrimenti se no, a mandare un curriculum tramite il sito, a chiedere direttamente all'azienda, un'azienda dinamica, quindi si può chiedere in modo informale, insomma, leggero. Dopodiché si cerca la modalità giusta. Sicuramente un momento di grandissima espansione del PNR, di super lavoro, e sicuramente, come detto, è un modo diverso di fare cultura. Ecco, quindi è un momento buono per presentarsi anche... Sì, in generale sì, a tutte le aziende, non solo a DM Cultura, io lo vedrei un po' in un ambito più ampio, nel senso, secondo me è un momento sicuramente buono. I prossimi anni, per chi esce oggi dal percorso di laurea, sono anni, secondo me, eccellenti, perché... Le istituzioni culturali, tanto con la pandemia, hanno avuto un fermo e quindi sono ripartite. E poi proprio in termini di energie economiche e di quello che sta succedendo, il dottor Lombroni prima spiegava come stanno partendo alcuni bandi importanti. Ad ogni bando, ad ogni servizio, dietro ci sono delle persone che devono sapere di cosa si parla. Bene, grazie di nuovo. Prego. A questo punto chiamo al tavolo dei relatori Piera Fiorito e Davide Chieregatti della cooperativa Le Pagine, quindi venite pure, vi cedo il posto. Io le ho sulla chiavetta. Prendi la chiavetta. Allora.
Vediamo. Questa? Sì. Questa condividiamo. Senza ancora c'è la condivisione. Sì, sì, sì. Allora, così. Ok. Ecco. Prego. Perfetto, buonasera, buongiorno a tutti. Bentrovati, grazie dell'invito. Come sempre ci fa piacere partecipare a questi incontri che si sono rinnovati nel corso degli anni. Io sono Piera Fiorito, mi occupo del settore biblioteche, quindi della direzione del settore biblioteche, e mio collega Davide Chiregatti della direzione del settore archivi, quindi specifico per questa tavola rotonda di oggi. Quindi io farò una presentazione della realtà aziendale della cooperativa Le Pagine e poi passerò la parola a Davide che entrerà nello specifico del settore archivi. Abbiamo, a proposito di presenza, insomma, sui social, queste tre avventure, quindi Facebook, Instagram e YouTube. Spendo una parola per raccontarvi questa esperienza di Bibliotube, Le Pagine Raccontate, che è stato appunto il desiderio di trovare su questo spazio il racconto. Quindi ci siamo detti, siamo dei bibliotecari, ogni giorno consigliamo libri, quindi perché non consigliare, non raccontare i nostri libri migliori. Quindi in questa Bibliotube, che vuole essere anche un modo per raccontare lo stile gestionale delle pagine, ci sono tanti racconti di libri che sono stati amati dai nostri bibliotecari, quindi anche un viaggio nelle biblioteche che noi gestiamo, perché in ogni video si va in una biblioteca diversa. I nostri settori si dividono, quindi la nostra realtà aziendale non è una realtà solo culturale, o meglio, è una realtà che nasce proprio 35 anni fa, perché nel marzo di quest'anno compiamo 35 anni di vita, nasce come area cultura, quindi suddivisa in tre macro aree, che sono quelle delle biblioteche, quindi gestione di biblioteche per conto di enti pubblici, catalogazione, quindi progetti specifici di catalogazione, laddove non è invece la catalogazione che comunque viene fatta quotidianamente nella gestione delle biblioteche pubbliche, ma sono interventi mirati su fondi specifici di vari materiali che poi vedremo, il settore degli archivi, e abbiamo poi un'area educativa che si è sviluppata più tardi, quindi mentre Le Pagine era già stata costituita dopo 15 anni di vita, che sta dando a noi la possibilità di integrare questi due mondi e quindi di lavorare anche molto in quello che è oggi il ruolo delle biblioteche nel sociale, nell'ambito educativo, come dico sempre io, un po' di crescita delle persone, al di là, no, del patrimonio culturale librario, ma proprio dello sviluppo della persona come individuo. Per darvi un'idea di dimensione di fatturato, noi abbiamo un totale cooperativa che fattura su 5 milioni di euro, di cui l'area culturale 3 milioni. Vedete un po' quali sono le grandezze di l'unità, insomma, i volumi di fatturato. Le biblioteche la fa un po' da padrone, anche perché comunque, come diceva prima il dottor Lombroni, in Emilia Romagna c'è una grande presenza di biblioteche pubbliche sul territorio, appunto comuni che hanno più di una biblioteca, e una grande attenzione rispetto alla professionalità del bibliotecario, quindi laddove i concorsi non possono essere fatti per il blocco delle assunzioni, tutto quello che i bilanci comportano, c'è l'esternalizzazione. Quindi noi ad oggi, poi vedrete, abbiamo una forte diffusione di gestione di servizi bibliotecari. Catalogazione e archivi, nella loro grande specificità, sono inferiori, ma non per questo meno importanti, ma è anche proprio la mole di disponibilità sul mercato, cioè sono meno anche le gare d'appalto specifiche per questi due ambiti. Il nostro personale è cresciuto nel tempo, quindi sono a confermare quello che il collega ha detto precedentemente, è un grande periodo di espansione, anche laddove il Covid ha sicuramente dato un come tutti, però ecco, l'area culturale non ha sofferto come altre aree, o se ha sofferto poi nel momento della ripartenza davvero sono aumentati gli investimenti, perché comunque per quanto riguarda la parte esclusiva di mia competenza, il comune oggi in Emilia Romagna è consapevole dell'importanza della biblioteca, non solo come un luogo di cultura, ma proprio come un luogo di incontro tra le persone. Quindi tende a investire sempre maggiori risorse, perché finalmente ha capito che, almeno dal mio punto di vista, che la cultura non è un qualcosa di elitario per pochi, ma la cultura fa parte del tessuto connettivo di una comunità.
ecco che allora va a investire nella biblioteca, che diventa il contenitore di tutta una serie di, risponde a tutta una serie di bisogni che sono più variegati di quelli che una volta, secondo la vecchia concezione, a cui la biblioteca andava a rispondere, quindi solo il bisogno di studio dello studioso. Quindi ecco, noi abbiamo, per darvi oggi una fotografia, siamo circa 102 bibliotecari, 15 catalogatori, 24 archivisti, quindi circa 140 dipendenti nell'area culturale. Questo è quello che fanno le biblioteche, una veloce carrellata, perché oggi si parla di archivi, questo per darvi l'idea che molto spesso quando io ho questi incontri con gli studenti dico sempre: se amate il lavoro del bibliotecario, cercate di capire qual è il tipo di biblioteca a cui voi vi sentite più vocati, perché sono davvero molteplici ormai le cose che si fanno dentro una biblioteca, quindi sia dai progetti legati alle disabilità cognitive dei bambini, quindi tutto il mondo delle biblioteche in book, il discorso legato al gioco, quindi non è solo la fruizione del patrimonio. Ecco, con uno slogan, le biblioteche oggi devono avere sì cura del proprio patrimonio, ma il proprio patrimonio sono non solo i libri o il materiale contenuti in una biblioteca, ma proprio le persone. Quindi a me piace anche dire che secondo me le biblioteche sono luoghi che aiutano a combattere un po' le solitudini, e questo in tutti i molteplici, insomma, declinazioni che può avere la solitudine nel nostro mondo. Ecco, questa è la carrellata, permettetemi, sulle biblioteche, anche così vi do l'idea di come siamo disseminati sul territorio, anche perché poi in molti comuni abbiamo anche una gestione degli archivi, ma poi dirà meglio Davide. Su Ravenna ho dimenticato di inserire la biblioteca citata prima dal dottor Leombroni, che è la biblioteca di Casoriani, dove da poco abbiamo un piccolo incarico di supporto, di aiuto alla gestione laddove necessario. Quindi siamo alla biblioteca del campus di Ravenna, per rimanere anche in tema universitario, comune di Sant'Agata, comune di Faenza, la Manfrediana, Castelbolognese e Brisighella. Poi vedete il grosso delle nostre biblioteche è in provincia di Ferrara e provincia di Bologna, comune di Parma è un appalto molto grande, perché è proprio la gestione di tutto il complesso bibliotecario del comune di Parma. La maggior parte delle biblioteche che noi gestiamo sono biblioteche di pubblica lettura, quindi biblioteche che non si rivolgono, come vi dicevo, solo ed esclusivamente a studiosi, ma è questo anche la complessità e la bellezza che può avere il lavoro, diciamo, non di bibliotecario universitario o di biblioteca come può essere, non so, la biblioteca BUB che noi abbiamo in gestione, che sono biblioteche che hanno chiaramente un'utenza di un certo tipo, beh, abbastanza ben definita. La complessità e la ricchezza delle biblioteche di pubblica lettura sono che hanno un ventaglio di utenti che va dalla persona anziana al bambino, passando per la famiglia, per il ragazzo studente, che hanno necessità diverse, quindi ecco che devono essere date risposte diverse. Abbiamo appunto anche il settore catalogazione, come vi dicevo, interviene laddove ci sono delle richieste da parte di enti pubblici di interventi specifici su fondi, e questo è quello che facciamo, quindi materiali che trattiamo, materiale moderno, libri antichi, rari manoscritti, fotografie, cartoline, musica stampa, manifesti, dischi sonori, materiale numismatico e le altre cose che vedete. E molto spesso parte lavori molto lunghi, che di solito sono chiaramente si aggiudica con bandi pubblici, sono interventi che hanno una durata breve nel tempo, molto spesso anche legata appunto ai finanziamenti regionali. Arrivano le risorse nel giro di 4 mesi, bisogna finire il lavoro, quindi sono sempre un po' una corsa contro il tempo, però anche questo un po' forse nel settore archivio. Sì, all'interno della cooperativa c'è un settore che si occupa specificatamente di rispondere, individuare i bandi, rispondere ai bandi. Allora sì, o meglio, laddove noi lavoriamo in determinati comuni, i comuni quando escono le leggi regionali, io penso alla legge 18 per le biblioteche, ma so sì, anche quella per gli archivi, ci contattano e ci manifestano il desiderio di presentare un progetto, che comunque deve essere sempre presentato dall'ente pubblico, però chiaramente noi diamo una mano nella redazione della progettualità, perché conosciamo i materiali e dopo, nel momento in cui arriva chiaramente il finanziamento, ci affidano il lavoro, in questo senso qui. Sì, noi cerchiamo magari a volte bandi che esulano da quelli regionali, ma di fondazioni private, fondazioni bancarie, questo sì lo facciamo.
Ecco, passerei la parola a Davide, perché appunto siamo arrivati alla carta d'identità del settore archivi. Buongiorno a tutti. E appunto il settore archivi è uno dei più piccoli della cooperativa, però è altamente specializzato. È piccolo perché è anche difficile trovare archivisti. Mi fa piacere vedere, insomma, un buon numero di giovani che frequentano questo corso, perché è sempre complesso, è una professione poco conosciuta. Molto bravi, tutti molto bravi. Molto bene. Tra parentesi, apro una parentesi, alcuni vostri ex colleghi attualmente lavorano per noi qua al Comune di Ravenna in un intervento di digitalizzazione di un patrimonio cartaceo del Comune, e quindi insomma, per dire che le possibilità ci sono. E come dicevo, è un settore piccolo ma specializzato di nicchia. Noi facciamo attività sugli archivi ad ampio spettro, dall'inventariazione degli archivi storici, e pensando all'intervento prima del dottor Leombroni, io penso a tutti gli interventi che abbiamo fatto sulla piattaforma IBCX DAMS, che è quella della regione, appunto, che è la piattaforma che permette l'inventariazione, creando delle schede su un database informatico, degli archivi storici, per permettere appunto l'accessibilità a tutti gli studiosi anche da remoto, che poi ovviamente, se vorranno, andranno a consultare il materiale cartaceo nell'archivio, però gli permette di fare già la ricerca da remoto. Quindi dall'attività di inventariazione di archivi storici fino alla digitalizzazione di archivi cartacei. Noi copriamo tutto quello che ci sta nel mezzo: gestione dei depositi, trasferimenti, censimenti, gli scarti d'archivio, sempre in ambito cartaceo ancora, però mi piacerebbe anche iniziare, stiamo iniziando con l'Università di Ferrara a ragionare per lo scarto, per capire come muoverci nel loro server, soprattutto della parte dell'ufficio tecnico, che hanno tutto molto disordinato, quindi capire come ridare un ordine a quello che è già digitalizzato, che è nativo digitale, digitalizzato, che è molto difficile, e capire anche cosa si può eliminare, ovviamente con la procedura alla superintendenza, fino a attività di consulenze e di formazione per i dipendenti comunali. Tempo fa, quando io ho iniziato a lavorare per la cooperativa, sono ormai 14 anni, il dottor Romanzi della superintendenza archivistica regionale aveva definito gli archivisti, il gruppo di archivisti dove io ero entrato a far parte, archivisti di frontiera, nel senso che noi andavamo ovunque, noi abbiamo salvato veramente degli archivi, proprio salvati dalle condizioni di allagamento, portandoli, cioè togliendoli dall'acqua, facendoli asciugare, descrivendoli fino a fare l'inventario. Uno di questi è l'archivio delle officine reggiane di Reggio Emilia, che è consultabile dopo 3 anni di lavoro, perché abbiamo salvato. Quindi fare l'archivista è un po' aprirsi a tutte le possibilità. Come diceva Piera prima, per i bibliotecari è giusto capire qual è la propria indole, qual è il proprio interesse maggiore. Stessa cosa per gli archivi, perché ovviamente se uno vuole fare l'archivista più sul digitale si deve formare su quello, se uno vuole continuare a lavorare o a concentrarsi più sugli archivi storici, ovviamente si dovrà formare in quel campo lì. Però è importante avere una formazione più ampia possibile. Alcuni dei nostri lavori in corso di esecuzione, abbiamo un intervento di censimento per poi arrivare alla digitalizzazione del patrimonio della fototeca civica del Comune di Ferrara. Al Comune di Ravenna, come dicevo, qualche vostra ex collega è attualmente nel team che sta procedendo alla digitalizzazione. Gestiamo il Comune di Verona e il Consiglio regionale del Veneto, gestiamo l'archivio di deposito, il protocollo, e gli interventi dalla Regione Emilia Romagna sugli archivi storici. Adesso è coperto da quella stringa, ma è una... No, è un intervento che sono molto... Ma lo so, abbiamo appena avuto l'incarico della Fondazione Fossoli di Carpi, campo di concentramento di Fossoli, per un intervento di inventariazione e digitalizzazione di tutte le lettere dei deportati che hanno fatto uscire illegalmente dai campi di concentramento in Germania. Bellissimo. Quindi è un intervento che farò io, quindi sottolineo che lo faccio io, quindi sono molto contento di questo, però è un intervento che questo copre tutto quello che facciamo, dall'inventariazione dell'archivio storico fino alla digitalizzazione del patrimonio cartaceo. Appunto, noi abbiamo una modalità di selezione del personale, tutti i settori, ogni settore seleziona il proprio, ovviamente. Io sono l'incaricato nel settore archivi a selezionare il personale, quindi noi valutiamo tutti i curriculum che ci arrivano e vi invito a inviarceli. Sul tavolo abbiamo lasciato dei biglietti da visita, quindi ci sono anche i nostri contatti email, quindi volendo potete, sì, più avanti, insomma adesso non so a che punto siete del vostro percorso di studi. E noi cerchiamo sempre di rispondere a qualsiasi curriculum ci viene inviato, sia che sia positivo o negativo, e li manteniamo in una banca dati interna, perché magari in quel momento, io dico sempre per il settore archivi,
mi arriva un curriculum oggi e attualmente non ho bisogno di una figura professionale, dopodomani arriva un affidamento diretto di un comune o di un ente, ho bisogno e quindi sono io a ricontattare, dico io nel settore archivi, ma per ogni settore c'è il proprio responsabile. Quindi c'è tutta una prassi, insomma noi analizziamo il curriculum, facciamo un colloquio di valutazione e poi arriviamo all'assunzione. Se mi permetti, sì, anche certo. Noi mappiamo i social, quindi sì, consigli esatto. Sono. No, il primo consiglio è scrivere la mail che accompagna il curriculum. Sembrerà una banalità, però la differenza tra una mail che dice si invia il curriculum, arrivederci, grazie, e io, siccome ne ricevo una trentina di media al giorno, nel momento anche di persone che non hanno formazione, che pensano che lavorare in biblioteca sia bastevole, amare la lettura e quindi aver letto almeno due libri all'anno, quindi ecco per dire, purtroppo c'è ancora una lacuna secondo me tra, diciamo, quello che è il nostro paese, è vero quello che diceva il dottor Lembroni, però c'è ancora tanto da fare per rompere lo stereotipo del bibliotecario, anche fortunato che leggi tutto il giorno in biblioteca, quindi c'è ancora strada da fare, questo anche in chi cerca lavoro, che non va benissimo, ma se ne rende conto in fretta, quindi e trovarsi una mail che già nel corpo della mail lascia trasparire una capacità di scrittura minima, formale, per quindi adeguata al tono del lavorativo, e quindi non dobbiamo uscire a bere una birra, quindi, ma si pone in un modo professionale e soprattutto lascia trasparire in poche righe l'amore per questa professione. Io rimasi colpita da questa ragazza che magari è quel qualcosa in più che ti fa aprire subito il curriculum e guardarlo, anziché magari metterlo, perché noi tendiamo a rispondere a tutti, però mettendo in una cartella e quando abbiamo tempo rispondiamo, perché questo va detto, insomma. E ne sono testimone, questa cosa l'avevi già detta all'altro incontro, ma sono stata testimone che effettivamente è così. Funziona così, no? È una cattuglia. Sì, tantissimi. A portare personalmente, perché capto esatto. Questa tua strategia di valutazione, infatti ancora infatti, è esatto. Dopo, e lavora qui adesso. Di campus di Cesena. Sì, no, dicevo, rimasi colpita da questa ragazza che aveva scritto nel testo della mail, questo per le biblioteche, che per lei che cos'era per lei una biblioteca. Quindi mi ricordo che scrisse, io voglio fare questo lavoro perché per me la biblioteca è, e poi c'erano queste tre righe, non so se era il luogo per incontrare, crescio, qualcosa che poi non era perché fosse in linea con la mia visione, quello mi ha fatto piacere, però almeno io ho capito che lei aveva un desiderio che era motivato, accompagnato da una motivazione profonda, quindi ecco il consiglio è accompagnare, non dico mi dovete scrivere una tesi di laurea, però il testo della mail che accompagna il curriculum è sempre bene curarlo. Una domanda sì. Nasce dal commento della collega Sampa, è preferibile il primo contatto online per il tramite mail o un contatto diretto di persona? Cosa io preferisco l'online, nel caso di Elona è stata una cosa diversa perché secondo me mi aveva prima scritto una mail, poi io l'avevo cercata dicendo vediamoci per un colloquio e lei ha detto guarda se vuoi io non ho problemi a venire presso i vostri uffici a fare il colloquio in presenza. Quindi dove sono i vostri quello uffici? L'avevo apprezzato a Ferrara. Quindi io le avevo semplicemente, ecco mi è piaciuto questo fatto del, è vero che siamo tutti online, Zoom, però nel momento in cui una persona prende da Ravenna e anziché collegarsi online preferisce venire di persona per il colloquio, l'ho apprezzato ecco, in questo senso qua. No, io a me va benissimo, di solito noi riceviamo le mail, poi noi rispondiamo, però se la persona si vuole accertare con una telefonata che il curriculum sia stato ricevuto, farlo, non è, però sì, no, è meglio non presentarsi anche perché il rischio, quantomeno senza appuntamento, è che noi non ci siamo proprio fisicamente in ufficio, o lui è su di un archivio, magari io sono in sopralluogo su una biblioteca. Certo. L'altro consiglio sono i social, anche noi guardiamo nel momento in cui, allora a parità chiaramente di requisiti, perché prima c'è una mappatura di quello che sono le competenze specifiche sulla carta, poi guardiamo nel colloquio, guardiamo le attitudini, comunque anche dialettiche della persona, se soprattutto deve fare un lavoro al pubblico, come è il caso mio, poi Davide dirà nello specifico per gli archivisti, però noi guardiamo i social, perché lì no, io non pretendo che la persona, giustamente ognuno può avere, abbia un profilo, ad esempio Instagram, dove mette esclusivamente questioni di lavoro, però neanche che ci siano, non so, delle situazioni un po' imbarazzanti, cose a cui ci siamo, abbiamo successo. Quindi cioè, non, è come se si abbia la sensazione che queste persone non hanno la consapevolezza di che cosa sia quel luogo è aperto a tutti e tutti lo possono vedere. Quindi è questo più che il fatto
che abbiano messo delle foto inopportune, perché non si sono posti il problema di essere su un luogo pubblico, diventa un luogo pubblico quello di fatto. E quindi comunque questo, il fatto di guardare i social e controllare un minimo qual è anche l'attitudine, le passioni, a parità chiaramente di requisiti di titoli, ecco. Esatto. Per quanto riguarda invece gli archivi, ovviamente quello che ha detto Piera mi trova perfettamente d'accordo. Io vorrei sfatare un po' il mito che c'è dell'archivista, che è l'archivista con gli occhiali spessi così, gobbo, con i coprimaniche per l'inchiostro. Questa era l'idea, purtroppo non lo dico perché quando io dico che faccio l'archivista tante persone mi chiedono se io faccio questo lavoro qua. In realtà no, cioè il bello per me di essere un archivista di una cooperativa privata e non di un pubblico, non per togliere il pubblico, ci mancherebbe, è che io tutti i giorni vedo qualcosa di nuovo. C'è la possibilità, un giorno passo dall'inventario storico, il giorno dopo sono a seguire il progetto di digitalizzazione, mi devo ritarare mentalmente, ma mi aiuta ad essere sempre sul pezzo, passatemi il termine un po' gergale, e questo per me è molto bello. Il bello della cooperativa è anche il lavoro di squadra. Noi siamo un team di archivisti, nonostante io sia quello che adesso coordina un po' gli altri, ci sono dei momenti che per me sono importantissimi, dove io sono in un archivio, telefono il mio collega che è in un altro archivio, stiamo al telefono 20 minuti, ci mandiamo le foto dei documenti che abbiamo sott'occhio e ci scambiamo i pareri, perché è utile. Perché un archivista, è vero che da solo si può fare, va benissimo, tanti lavori li abbiamo fatti da soli, però se in quel momento lì prendi la strada sbagliata e non hai un confronto, se te ne accorgi alla fine dell'inventario di un archivio di 1000 buste, l'archivio diventa un po' un problema, puoi sistemare a ritroso. Quindi anche il confronto per me è una ricchezza. Come migliorare per la stesura di un curriculum? Intanto la foto di presentazione. Non vi racconto da dove ho preso la foto del mio curriculum che mi ha fatto assumere alle pagine per fare idee. Però stare attenti un attimo alle foto. A me è capitato di un curriculum che mi è arrivato di una ragazza che era in costume da bagno, come se dovesse fare la selezione di Miss Italia modella. Adesso va benissimo. Non è quello che mi fa scegliere un archivista, cioè l'aspetto fisico. Sono altre cose, ovviamente. Ovviamente, quando ci sarà poi il colloquio, prepararsi, come diceva Piera. No, nella stesura anche mettere esattamente su che materiali Si è lavorato. Cioè, quando si dice che cosa si è fatto, anche se è un tirocinio universitario, spiegare che cosa si è fatto. Cioè, dire tirocinio universitario presso l'archivio del Comune di Ravenna vuol dire tutto e niente. Perché uno può aver fatto 6 mesi di fotocopie, come aver fatto un inventario o un elenco di consistenza. Quindi specificare nel dettaglio più possibile quello che si è fatto, in modo tale che anche per noi è più facile capire un po' l'esperienza che avete. Poi nessuno pretende che arriviate, soprattutto se è un curriculum di uno studente che ha appena finito gli studi, che sappiate fare l'archivista domani così, però quello che io valuto è capire, io faccio sempre questa domanda quando faccio i colloqui, il perché vuoi fare l'archivista? Che non è una domanda scontata, secondo me. L'archivista, secondo me, è un bellissimo lavoro perché io lo faccio da 15 anni. Però non è un lavoro, non sono il pompiere che vado a spegnere l'incendio e la gente mi fa l'applauso in strada. Cioè, io faccio l'archivista e molto spesso la domanda che mi viene fatta nei comuni è: ma vi pagano per fare questo lavoro? Questo è capire, chiedetevi perché volete fare l'archivista, ragioni profonde. Questa è la prima. Sicuramente, adesso mi è sfuggita la seconda a fare la battuta, comunque ce ne sono varie, ecco. Per capire, tu dici le motivazioni del perché vorreste fare l'archivista. Anche perché, scusa, qui mi faccio così, c'è da dire una cosa, quando noi analizziamo il curriculum e facciamo i colloqui, il fatto di uscire chiaramente da scienze del libro e del documento per noi è fondamentale, certo. È un biglietto a vista, tanto che tantissime, non sono proprio, potrei fare nomi e cognomi, ma secondo me siamo già arrivati a 10-12 persone uscite da questo corso di laurea che hanno lavorato per le pagine, non stanno lavorando per le pagine, hanno lavorato perché poi magari hanno vinto concorsi e sono andati via dalle pagine, non perché si è interrotto il rapporto di lavoro per scelta nostra, ma per chiaramente scelta della persona che avendo vinto il concorso a malincuore, sempre con grande dispiacere, perché ci teniamo anche molte porti umane, quindi per noi si crea poi anche un legame con le persone che lavorano con noi. Quindi vi volevo però dire che nel momento in cui arriva il curriculum e c'è scienze del libro del documento, è già diverso chiaramente da una persona che invece non ha il vostro percorso di studi, e però
anche se, ed è anche la garanzia che la persona sia proprio ha scelto questa facoltà, aveva un amore e che non ha perso nel corso degli anni, perché chiaramente essendosi laureata è andata incontro degli ostacoli che ha superato e ha rafforzato il suo desiderio per questo mondo. Laddove però invece questo non è presente, perché da noi lavorano anche persone che non hanno questo titolo di studi, per noi è molto importante la motivazione e la passione, non dico prima delle competenze, però accompagnata alle competenze. Perché? Perché io dico sempre questo: se le competenze poi si possono apprendere, bisogna vedere anche a seconda del tipo di lavoro chiesto, la passione, la motivazione, la costanza e la perseveranza no, quindi quelle o si hanno o non si hanno, quindi è sempre bene. Per quello io dico, come dice Davide, capire che tipo di bibliotecario volete essere, che tipo di archivista volete essere, perché come collega ha fatto un ventaglio delle professioni del futuro, così comunque anche oggi all'interno del settore archivi ci sono archivisti molto diversi tra loro. Sì, sì, esatto. Cioè, io ad esempio ho appena finito, nel senso venerdì, ho appena fatto il master, quello di Macerata, appunto, sulla conservazione degli archivi digitali, perché io ho capito che nella mia vita futura voglio approcciarmi a quell'argomento lì. La mia responsabile di settore, che ha una competenza spaventosa nel campo archivistico, sugli archivi storici, io, nonostante siano 15 anni che lavoro con lei, vado ancora a scuola. Quando facciamo i lavori insieme, io vado a casa e dico, ok, e continuo a imparare. La mia indole mi porta sul digitale, ma è una mia indole. Ho dei colleghi che sono più sui trasferimenti d'archivio, faccio un esempio. Quindi, tra l'altro, se vuoi dire, anche su versanti nuovi, per esempio la conservazione dei siti web sì. delle pubbliche amministrazioni, che è un filone completamente nuovo. Sì, la mia tesi è stata sulla la che conservazione. Potrebbe diventare una linea di business anche della cooperativa. Era la mia idea, infatti. No, era sulla conservazione dei siti web e dei social media. Perché ovviamente i profili social, gli enti pubblici li hanno, gli soggetti privati li utilizzano, e quindi anche quello. Quali competenze del futuro, al di fuori di quello che state apprendendo in questo corso di studi, che è importantissimo, sicuramente una buona base di storia, di conoscenze storiche, indipendente, cioè dal Medioevo all'età contemporanea, in base a quello che volete poi affrontare, però ci sono delle cose che bisogna sapere. Importante, una conoscenza di diritto amministrativo, perché non si può pensare di riordinare l'archivio di un comune, di intervenire nell'archivio di un comune, parlo di un comune perché è l'ente più diffuso, senza sapere un comune come strutturato, che cos'è una delibera del consiglio, una delibera della giunta, questo. E poi mi viene in mente quella cosa che non mi ricordavo, per me è importante quando un nuovo archivista arriva all'interno del nostro team, le domande che fa. Nessuno nasce imparato, però se uno si pone il dubbio giusto, ho sbagliato così, però se si pone una domanda, allora io dico, ok, questa persona qui, quello che fa ci sta ragionando su. Io ho avuto degli archivisti che hanno iniziato, poi dopo per varie vicissitudini loro hanno cambiato lavoro, che se io gli dicevo, questa bottiglia è blu, sul quaderno, scriveva blu, una bottiglia blu. Non si ponevano le domande. Secondo me invece un archivista il dubbio se lo deve porre. Ci deve fare sempre una domanda, così almeno si cresce. Esatto. Sì, qua. Io direi che siamo stati nei tempi. Sì, speriamo di essere stati nei tempi. Se avete domande, curiosità, siamo qui. Grazie veramente. Grazie. Quindi possono presentare, inviare il curriculum, no? Ecco, scusate, mancava l'ultimo. Allora, qui trovate i contatti, mail, e se avete bisogno anche dei cellulari, gli abbiamo messo dei bigliettini da visita miei e di Davide, ci sono anche i cellulari. Faccio presente che quegli ex studenti che lavorano presso il Comune di Ravenna con la cooperativa si sono laureati ad aprile-maggio. Aprile-maggio, esatto. Quindi sono anche neolaureati, vanno bene. Ecco. Sì, neolaureati vanno bene e stanno facendo un intervento molto importante di digitalizzazione delle pratiche edilizie del Comune. Che è un altro settore in grande espansione. Esatto. Quindi... Bene. Noi siamo sempre disponibili. Esatto, sapete dove trovate. Esatto. Credo che riceverete parecchi curricula. No, ma noi va benissimo. Prendo la chiave. Grazie, intanto i tempi cominciano ad essere abbastanza compressi, sì. Chiamo al tavolo Dario Travorrelli, eccolo qua. Cominciamo. Quindi abbiamo parlato prima di una azienda, poi di una cooperativa, adesso abbiamo qui al tavolo un libero professionista che ci racconta un po' la sua esperienza. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie
a Stefano che mi ha chiesto di intervenire a questa giornata, e un po' per portare anche l'esperienza appunto della libera professione. Io svolgo appunto attività di archivista di libero professionista, ma contemporaneamente insieme a un gruppo di altri colleghi e amici abbiamo fondato una cooperativa che si attiva nell'ambito culturale, però diciamo così continuo a svolgere la mia attività anche come partita IVA, per intenderci. E per portarvi un minimo il punto di vista di questa angolo, possiamo dire, moto, ecco, di interpretare il lavoro archivistico sul mercato parallelamente a quello delle istituzioni, con le istituzioni, ma anche con e nel settore privato, partendo da un po' quello che è stato il percorso formativo che ho seguito. Io sono laureato prima in lettere, poi in storia dell'arte, da quel momento ho iniziato a interessarmi di fotografia, ho fatto una tesi su archivi fotografici, facendo i corsi di archivistica per, diciamo, avere una formazione almeno teorica di quello di cui stavo parlando. Poi ho fatto la scuola di archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Bologna, poi ho fatto il master a Macerata, dove ho conosciuto Stefano, e poi, diciamo così, senza però decidere perché facevo l'archivista o senza, diciamo così, un'idea precisa di dire io voglio fare l'archivista perché, anche perché studiando, facendo, eccetera, in realtà l'archivista non l'avevo mai fatto. Cioè, ero entrato a contatto con i documenti, avevo avuto una serie di informazioni teoriche su come dovevano essere gli archivi, eccetera, avevo fatto qualche piccolo lavoro di riordino di archivi fotografici. Però quando, diciamo così, completata questo percorso di studi, quando sono arrivato davanti, attraverso un incarico di una fondazione bancaria presso l'Archivio di Stato di Ravenna, mi sono trovato a riordinare l'archivio di un tribunale, diciamo che tutte le certezze che avevo mi sono crollate addosso, e non dico che mi sono chiesto che cosa ho studiato fino a questo momento, ma lo scarto che c'è tra la complessità e la necessità di imparare un mestiere rispetto alla formazione teorica, che è sì fondamentale, è qualcosa che inizialmente disorienta. Perché? Perché la vastità delle possibilità, delle tipologie di documenti che uno si trova davanti, delle richieste a cui si trova davanti e dei modi in cui uno può applicare il punto di vista archivistico, perché quello che uno impara lavorando sugli archivi è che l'archivistica non è un algoritmo da applicare, non è un insieme di istruzioni per le quali noi possiamo applicare a una cosa che sono un insieme di carte, applichiamo quell'insieme di regole e abbiamo fatto un buon inventario, un buon intervento, eccetera. Ma in realtà si trova a dover compiere delle scelte, a motivare queste scelte e soprattutto tenere sempre bene in mente per chi si sta svolgendo quel lavoro. E la cosa che uno, diciamo così, sottovaluta quando si forma, appunto, percorso universitario, la scuola di archivistica, eccetera, in cui il mondo sembra assolutamente cristallino, logico, perfetto nelle sue dinamiche, uno si trova davanti a un archivio di un tribunale, quindi, diciamo così, non l'archivio di un privato, non di una persona, che, diciamo così, in cui le modalità di esprimersi dei documenti sono non formalizzate, si trova in realtà in un campo, non dico sconosciuto, ma quasi, perché paradossalmente noi conosciamo molto poco. Cioè, gli studi sono stati fatti solo su alcune tipologie di archivi, la bibliografia spesso è incompleta, uno va a vedere, la prima cosa che ho fatto, vado a vedere gli inventari che hanno fatto gli altri. Non riuscivo a capire. È un lavoro che, diciamo così, più che una professionalità è davvero imparare un mestiere, che significa rapportarsi con un mondo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sugli archivi storici, ma anche sul resto, confrontarsi con un mondo che spesso non esiste più, o perlomeno non è lì, che può discutere con noi su come deve essere svolto.
noi andiamo a operare su un ecosistema, diciamo così, fragilissimo, perché non c'è nessuno che ci può, ovviamente possiamo confrontarci, parlare, questo è fondamentale, ma operiamo su un mondo che, dicevo, è un ecosistema fragilissimo, perché nessuno può fermarci e dire no, ma in realtà lo stai distruggendo, questo archivio. L'altro paradosso a cui si arriva lavorando in questo settore è che una parte importante del proprio lavoro può essere quello di distruggere gli archivi per poter permettere, diciamo così, al resto della documentazione di essere ricercabile, utilizzabile e storicizzabile. Perché senza scarti, e dall'esterno non si ha la percezione di quanto sia enorme questa quantità. Collaborando inizialmente nel riordino, diciamo così, della parte storica del tribunale, il tribunale stesso, diciamo così, ha iniziato un dialogo, e la quantità di materiale che è stato necessario scartare per fare questo è davvero qualcosa di impressionante. E poi di come la memoria degli stessi enti sia qualcosa di assolutamente volatile, cioè nel senso che istituzioni che uno dice sono state lì da sempre, ci saranno sempre, in realtà spesso non hanno nemmeno l'idea di avere un archivio storico, che cosa c'è in quell'archivio, come lo hanno conservato fino a quel momento, perché è conservato fino a quel momento. E lì il nostro ruolo è quello davvero di mediatori culturali, cioè di arrivare a una conoscenza tale di quell'insieme di carte per cui noi riusciamo a conoscere e dare agli altri quella conoscenza per fare in modo che, tra virgolette, noi diventiamo inutili. Cioè il lavoro principale del nostro, diciamo così, operare sugli archivi è quello di assumere tutto un insieme di conoscenze su quell'insieme di carte per poi, attraverso l'inventario, attraverso il riordinamento, la nostra presenza tecnicamente non è più necessaria, perché abbiamo raccolto tutte le informazioni affinché una persona terza che non ha avuto il nostro stesso percorso, non ha conosciuto quelle carte come noi, è in grado di orientarsi e trovare quello che sta cercando. L'altro elemento fondamentale che si impara a confronto con i materiali è che essenzialmente noi siamo a contatto con il più ampio numero di persone immaginabile, perché noi siamo a contatto con tutte le persone che sono vissute fino ad oggi, e avere ben presente che noi non stiamo facendo una procedura, diciamo così, asettica, in cui noi andiamo a operare nel vuoto, noi andiamo a operare nelle storie di quelle persone, e quindi come noi trattiamo quella documentazione, come noi rendiamo disponibile quella documentazione, non è qualcosa di neutro, ma che, diciamo così, uno, ci mette in relazione con quei mondi. Due, e qui dobbiamo avere una responsabilità verso quei mondi, quindi non pensare agli archivi come l'architettura, in cui noi arriviamo, costruiamo, diciamo così, dal nulla un'impalcatura perfetta per i nostri scopi, invece noi, diciamo così, ricostruiamo come quelle carte, quei documenti sono stati utilizzati dalle persone e traghettiamo questa conoscenza alle persone che dovranno studiare, dovranno leggere, dovranno utilizzarle in modi che le persone che li hanno creati non immaginavano nemmeno. E quindi noi dobbiamo tenere assieme questo intreccio di responsabilità, darne conto a queste persone in un intervento in cui, diciamo così, c'è il nostro lavoro come, diciamo, agente. E quindi da libero professionista un altro elemento fondamentale che non insegna nessuno è quanto vale il mio lavoro, come valuto l'impegno che devo mettere per fare un inventario, fare un riordino, che cosa posso fare. E non è, diciamo così, una semplice funzione economicistica, ma avere idea di che cosa si sta facendo, sapendo che il nostro lavoro è essenzialmente un lavoro intellettuale. Poi dopo che ha sempre una, diciamo così, risvolto pratico. Tanto che uno degli elementi che, diciamo, non viene insegnato nelle scuole di archivistica è che il nemico principale di tutti i lavori è il freddo, perché spesso nei depositi non si può andare a lavorare. Perché? Perché provate voi a lavorare con 5-6 gradi. È una banalità fino a un certo punto, cioè la insopprimibile materialità di quello che noi andiamo a fare è qualcosa che con cui ci si scontra, con cui bisogna mediare, con cui bisogna organizzare il proprio lavoro per invece inserire una dimensione del tutto intellettuale, che è quella della ricostruzione, dell'estrazione delle informazioni, della formalizzazione di queste informazioni e della consegna, diciamo così, di un prodotto
che può essere un inventario, può essere un elenco di consistenza, può essere un elenco topografico che dice dove sono le cose. Perché molto spesso noi abbiamo un'idea, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni, che cioè, la storia è assolutamente esaurita, cioè arriviamo noi oggi che il mondo è fermo e sistemiamo una realtà che ormai ha cessato di vivere. La verità è che è continuamente in movimento e spesso appunto si scopre che delle cose non sono presenti perché quel particolare magistrato che aveva il pallino della storia andava a prendere le sentenze dell'Ottocento, se le sfogliava nel suo ufficio e quindi nell'inventario complessivo non c'erano queste cose, diciamo, sono andate perdute. Ricostruire queste, diciamo, dinamiche fa parte del nostro lavoro, che per un certo punto di vista ha a che fare molto con la curiosità di comprendere perché una determinata situazione che noi abbiamo davanti agli occhi si è formata. E buona parte del nostro lavoro in realtà è dare ragione di quello che si è fatto. Va bene organizzare la documentazione secondo il titolare come correttamente ci viene insegnato nelle scuole di archivistica, nei corsi di archivistica, ma quando uno ha a che fare con i documenti vede che in realtà tra queste, diciamo così, direttive teoriche, c'è passata di mezzo la storia, c'è passata di mezzo le persone che hanno utilizzato quella documentazione e alcuni, diciamo così, mantra che vengono ripetuti come il vincolo, l'ordinamento originario, quando uno si trova davanti ai documenti dice ma qual è esattamente l'ordinamento originario che devo ricostruire, se quelle carte sono state utilizzate magari dal 1300 fino al 1500 in un modo, poi sono state messe in uno scaffale, poi dopo sono state spostate, poi sono state riutilizzate per ricostruire delle, diciamo, pratiche sulla proprietà e poi dopo sono state riconfigurate, riordinate nell'Ottocento. Capite bene che tutto questo non è qualcosa che è stata fatta per imperizia o che noi arriviamo, facciamo tabula rasa e cancelliamo tutto per ricostruire appunto un fantomatico ordinamento. Noi dobbiamo dare ragione di tutta questa complessità, ma sempre avendo come, diciamo, contrappeso il fatto che noi dobbiamo rendere disponibile quella documentazione. Cioè tutto il nostro lavoro è essenzialmente altruistico in questo senso. È documentazione che magari noi non consulteremo mai, noi non andremo mai a ricercare su quei documenti il loro contenuto, la loro funzione, eccetera. Noi faremo tutto questo intervento per metterlo a disposizione ad altri che nemmeno conosciamo, nemmeno sappiamo che cosa andranno a cercare in quei documenti. E quindi, diciamo, è un modo di in realtà leggere un fenomeno del passato che è quello della documentazione, che non è l'unico, non è quello corretto. Spesso, diciamo così, tra archivisti e bibliotecari ci sono differenti visioni su come si cataloga, su come si descrive, se la descrizione archivistica è una cosa, viceversa, la catalogazione è un'altra. È un punto di vista, è un modo di interpretare una fetta di realtà. Farlo è un mestiere che si impara, che deve avere sicuramente delle solide basi teoriche per sapere come andare a operare, ma dall'altro ha delle necessità, diciamo così, incomprimibili, nel senso che come per la medicina, un chirurgo che non opera non è, diciamo così, essenziale. L'aspetto pratico di questo è davvero fondamentale, lo si impara facendo, è qualcosa che lo si costruisce. E, diciamo, l'altra faccia di questo è che è tutto un rapporto che si costruisce, si evolve, si sviluppa, perché all'opposto del petrolio gli archivi crescono. Cioè noi non consumiamo gli archivi, cioè mentre le risorse vanno esaurendosi, gli archivi vanno sempre crescendo. E le soluzioni adottate fino a ieri probabilmente non sono più, o perlomeno non ci permettono di fare quel lavoro di comprensione, interpretazione e messa a disposizione della documentazione. E questo vale per tutti gli ambiti, sia i grandi archivi istituzionali che gli archivi comunali che gli archivi dei privati. Il grande tema che abbiamo oggi sul tavolo è l'emersione di tutto un patrimonio archivistico che magari negli anni 30, se andiamo a leggere quello che scriveva Cencetti, non era nemmeno considerato nell'anticamera degli archivi. Viceversa oggi gli archivi personali, archivi di associazioni, anche diciamo che non in teoria rispetterebbero quelle caratteristiche di diciamo formalità degli archivi, li vediamo emergere ovunque. E la nostra, diciamo così, mestiere, la nostra professionalità deve essere quello non di dire cos'è un archivio e che cosa non lo è.
dicendo non mi occupo di questa, è una collezione, ci penserà qualcun altro, ma di utilizzare gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, che è quella di descrizione dei contesti, comprensione dei contesti e di messa a disposizione della documentazione, e quindi, diciamo così, di integrare nuovi domini all'archivistica o alla biblioteconomia in questo senso, cioè non di escludere, non di pensare questo è il cerchio di quello di cui mi occupo e il resto non è archivio, quindi non è affar mio, oppure se non esiste il titolario o il protocollo allora non è un archivio. Viceversa, di vedere come essenzialmente le persone hanno organizzato la loro memoria. E qui si apre un'enorme prateria in cui si aggancia un sapere tecnico. Cioè, benissimo quello che dicevo prima sul per quanto riguarda la dimensione intellettuale, ma se noi non sappiamo leggere quella documentazione, e questo vale sia per la paleografia, ma per quanto riguarda viceversa tipologie documentarie più recenti, ma trattare l'audiovideo, trattare le materiali, diciamo così, a cavallo tra l'analogico e il digitale, conoscere quelle modi di esprimersi degli archivi è qualcosa che è necessario, diciamo così, portare come conoscenza specialistica. Ad esempio, una può sembrare una banalità, sta diventando sempre più necessaria in vita la professione di chi conosce la paleografia, perché ci sono sempre meno persone che sanno leggere i documenti antichi e, diciamo così, come possibili sbocchi professionali, chi è molto abile nella lettura dei documenti del 5 e del 600 troverà moltissime richieste di semplice trascrizione dei documenti. 100 anni fa questo sarebbe sembrato totalmente folle, perché? Perché chi studiava era quella piccola, diciamo così, fetta di società che aveva studiato, conosceva i documenti, poteva, diciamo così, aveva le chiavi di accesso a quella documentazione. Oggi non è più così, ma come dicevo, come vale per la paleografia, così vale per l'audiovisivo. Quindi conoscere quella tecnica che ci permette di dominare i documenti, va dopo, diciamo, ricondotta alla dimensione intellettuale di studiare, comprendere, conoscere e metterla a servizio della nostra, diciamo, necessità come archivisti, come catalogatori, in qualsiasi ambito. Cioè, in questo senso, privato, pubblico, statale, regionale, comunale, è più il regime giuridico a cui appartengono quei beni. La nostra capacità, e lo penso da libero professionista, è quella di muoversi dentro questo scacchiere, questa scacchiera che è abbastanza complicata, e quindi conoscere e sapere come ci si può muovere, cosa significa fare le richieste alla sovrintendenza archivistica per ottenere l'autorizzazione, come si opera uno scarto, che cosa bisogna, diciamo, le scelte che bisogna fare. È tutta una costruzione di sapere tecnico a cui non va mai disgiunto una conoscenza intellettuale, diceva prima il collega delle pagine, una conoscenza storica, una conoscenza dei sistemi amministrativi. L'archivista non è che deve sapere tutto, cioè non è che noi dobbiamo formare dei tuttologi, perché in realtà ogni realtà produce archivi. È un, come da un certo punto di vista, è un effetto collaterale la creazione di archivi. Cioè, agendo noi creiamo archivi, ma non è che gli archivisti devono sapere tutto. Devono però avere la capacità di immaginare dove le cose possono essere. Tanto che se arriva una persona che vuole fare una ricerca genealogica, perché vuole ricostruire dove i suoi genitori o i nonni, eccetera, sono nati, l'archivista, senza conoscere tutta l'articolazione statale, eccetera, però deve immaginare dove possono essere quei documenti. Perché l'altra cosa che si scopre appena si entra in contatto con questi è che tutto può essere essenzialmente in ogni luogo, perché nel frattempo ci sono state soppressioni, cambi di regime, modifiche delle pertinenze. E quindi se mi dicessero qual è la principale caratteristica deve avere l'archivista, è l'immaginazione. Cioè, senza conoscere quel documento, quella persona, io posso già immaginare e indovinare dove può essere quell'archivio, dove può andare a trovare quella documentazione. Lo si fa col tempo, lo si impara, come si impara un mestiere vero e proprio, ed è sempre, diciamo così, tra le pieghe di una dimensione tecnica, una professione intellettuale e un mestiere pratico, in cui anche calcolare ad occhio il numero delle buste necessarie per sistemare il materiale, quanti metri lineari, quanto materiale significa che dovrò calcolare per fare un preventivo, diciamo così, fa parte di un sapere quasi artigianale, quasi sartoriale, che come posso dire, non si impara in modo teorico, lo si impara facendo, affiancando chi, diciamo così, sta lavorando,
e ho avuto da questo punto di vista una grande fortuna, perché le realtà per cui ho lavorato mi hanno sempre dato da un lato grande fiducia e dall'altro ci si è formati assieme, perché quello che si scopre è che sappiamo talmente poco del passato che davvero ci sono scoperte pressoché illimitate in questo settore. E come dicevo prima... Mi dicono dalla regia che ci siamo perché purtroppo abbiamo il buffet, quindi, e abbiamo ancora un ultimo intervento. Concludo rapidamente, quindi l'idea che è un settore che è sicuramente in sviluppo e sicuramente offre grandi potenzialità, ma che necessita appunto di un saper fare che è imprescindibile. Lo si impara facendo, lo si impara confrontandosi e soprattutto anche entrando nelle comunità di riferimento. Cioè, molto importante in questo esempio confrontarsi all'interno della NAI per gli archivisti, partecipare a quella che è, diciamo così, il contesto culturale di quella situazione, confrontandosi e vedendo che appunto non è che dobbiamo inventare la ruota ogni volta. E soprattutto sapendo che le scelte che noi facciamo, soprattutto di software, eccetera, così via, non sono neutre. E molto poco, diciamo così, raramente si ridurrà a scegliere un programma piuttosto che un altro, la nostra scelta. Ma quella di come interpretiamo i documenti e soprattutto per chi lo stiamo facendo. Grazie. Grazie. Grazie Dario, veramente, perché ci ha dato, insomma, uno spaccato di quella che è la professione di archivista. E purtroppo per motivi di tempo devo chiamare subito la collega, la dottoressa De Marino, che è dell'azienda Data Next, però ecco, in 15 minuti che è a disposizione ti chiederei anche un po' di raccontare il tuo percorso lavorativo, insomma, le varie vicende che ti hanno riguardato. Prego. Sì, buongiorno a tutti, sarò naturalmente brevissima, mi presento. E appunto sono Maria Carmela Di Marino, ringrazio innanzitutto il professor Allegrezza per questo invito, questa giornata di incontro che ho accolto in presenza, tra l'altro molto volentieri, con grande piacere. E sì, io sono attualmente dipendente dell'azienda Data Next SRL, che è una delle 27-28 aziende all'interno del gruppo Data Group, che è una grande azienda che ormai è leader tra le principali in Italia nel campo dell'information technology, ma è una realtà che di fatto in cui mi sono affacciata di fatto molto di recente, quindi sono stata assunta il primo dicembre, per cui in realtà quello che volevo molto molto brevemente raccontarvi e condividere non è la mia autobiografia, quindi nulla di autocelebrativo, ma un percorso di diversi anni in cui ci sono stati quindi una serie di punti di forza, quindi che ne sono stati alla base e lo sono tuttora. Innanzitutto direi la passione, quindi la passione per lo studio, che mi ha sempre accompagnata insomma dagli anni del liceo, per non dire prima, la passione per la ricerca. E la passione per la cultura in generale, quindi tutte le sue sfaccettature. E un altro punto di forza sicuramente anche la determinazione, e la costanza, quindi la serietà anche nell'impegno preso. E poi altri due aspetti che adesso cito per ultimo, ma non perché siano meno importanti. Innanzitutto una serie di circostanze, coincidenze fortunate, per anche quel fatto di essere io qui oggi è un po', come dire, una coincidenza, circostanza favorevole, nel senso che anche io sono recentemente diplomata nel master di Macerata. Ho avuto l'onore e il piacere di conoscere il professor Allegrezza, perché è stato il mio tutor, quindi nel percorso formativo di tesi, prima di project work e poi di tesi. E poi quindi un altro aspetto, un altro punto di forza importante, che è stato sicuramente anche la capacità di riuscire a relazionarmi, a creare anche dei rapporti, ad essere in molte circostanze anche diplomatica, che è un aspetto che anche nei manuali di archivistica
se vogliamo, anche deontologicamente corretta, ma diplomatica, perché è un aspetto, diciamo, che nei manuali di archivistica non troviamo. E io sono profondamente convinta del fatto che l'archivista, per non dire il professionista in generale, deve anche avere questo tipo di competenza, perché interagiamo a vari livelli, molto spesso ci troviamo anche a dover adattarci, per non dire subire, determinate circostanze, e quindi bisogna in qualche modo anche trovare sempre il giusto compromesso, insomma, per non poi dopo essere anche prevaricanti ed essere o al contrario trovarsi in situazioni di difficoltà. Io sono stata per più di 10 anni dipendente del Vaticano, e più precisamente della Pontificia Università Gregoriana, dove sono arrivata per un'altra ennesima coincidenza, a seguito di uno stage universitario. Quindi io venivo da un percorso di studi prima in beni culturali, poi presso l'ex scuola archivisti e bibliotecari della Sapienza di Roma, e appena laureata decido di fare uno stage. Quindi leggo l'annuncio di questo stage che in quel periodo la scuola speciale aveva avviato con l'archivio storico dell'Università Gregoriana per la catalogazione dei manoscritti. Io venivo da un percorso archivistico, catalogazione dei manoscritti per esempio non l'avevo mai fatta, e mi sono detta, proprio in virtù di quello che dicevo all'inizio, la curiosità di conoscere, di sapere, di mettermi in gioco, di imparare, va bene, proviamo. Quindi comincio questo stage, uno stage di 6 mesi, che poi è diventato negli anni, si è trasformato in un contratto di collaborazione. All'epoca c'erano i Cococò, poi sono diventati Cocopro, scusatevi, poi sono diventati Cococò, e poi è diventata un'assunzione. E un'assunzione però non in archivio storico, che era la realtà che avevo conosciuto, ma in biblioteca. In biblioteca mi ritrovo poi negli anni, quindi un'esperienza importante, formativa, di crescita, e mi ritrovo poi sostanzialmente a gestire un settore posso dire anche uno dei sicuramente principali all'interno della biblioteca, che è quello dell'acquisizione delle monografie seriali. E quindi da archivista mi trovo quindi a dover fare questo tipo di, ad essere impiegata in questo tipo di mansione. E contemporaneamente però all'esterno ho avviato, anche qui mantenendo sempre un interesse per lo studio, per la ricerca, quindi erano gli anni in cui frequentavo il dottorato di ricerca, mi diplomavo presso le scuole d'archivio, e con un'impostazione principalmente tradizionale ho avviato anche la libera professione come archivista. Quindi lavoravo, avevo questo impegno full time, tra l'altro l'ho avuto per 10 anni in biblioteca, e contemporaneamente lavoravo come archivista, mi formavo, perché poi bisogna, come dicevano i colleghi, per cui non voglio aggiungere nulla rispetto a quello che è stato già detto, in cui mi ritrovo, ho vissuto personalmente e testimonio, ecco, se è davvero così, e al di fuori quindi continuavo appunto portavo avanti la libera professione. Tutto questo ha creato poi nel tempo una sfasatura forte. E anche perché poi chiaramente per quanto cerchiamo di mantenere separata la nostra vita professionale da quella privata, non è sempre possibile, per cui poi sono diventata moglie, mamma, e quindi anche qui a un certo punto sono cambiate un po' le priorità, i punti di vista, e quindi dopo una serie ulteriore di circostanze in cui ha giocato un ruolo chiave il master di Macerata, il fatto di essere stata anche nominata esperto archivista del MIC per la direzione generale, adesso non sto a raccontare nel dettaglio i riconoscimenti, le esperienze di lavoro, eccetera, progetti nazionali importanti di digitalizzazione, perché poi tutto questo io nasco come archivista e mi sono formata negli anni lavorando presso vari enti, archivi di Stato, sovrintendenze, enti privati, famiglie, persone, come archivista storico. Quindi da sempre impegnata in progetti di tutela, di valorizzazione, quindi inventariazione degli archivi, e negli ultimi anni anche invece nell'ambito della digitalizzazione degli archivi. E quindi affacciandomi a quella che invece è l'altra grande
l'altro grande settore dell'archivistica informatica, dell'archivistica digitale, verso cui mi sto indirizzando. Quindi, adesso per concludere... Attualmente di cosa ti occupi? Allora, attualmente come Dedanext, qui arriviamo al punto, e mi occupo, paradossalmente, perché la scelta fatta di licenziarmi da quella realtà, di come dire, limitare sempre più la libera professione, mi ha portato poi a comunque mantenere, diciamo, proseguire con la professione archivistica, e in realtà mi ha portato a questa realtà dove ad oggi mi occupo inaspettatamente e come figura trasversale della gestione e del coordinamento di esperti di dominio non solo archivistico, bibliografico, ma anche storico-artistico, archeologico e demo-etnoantropologico nell'ambito di un grande progetto nazionale, qui rientra poi il discorso del PNNR, che è quello della digitalizzazione del patrimonio culturale. Quindi sono adesso, cioè ho avuto un inquadramento di alto livello presso questa azienda e lavoriamo con il MIC, la direzione del Digital Library principalmente, con gli istituti centrali, quindi ICCU, ICCD, ICAR, e poi lo faremo prossimamente con tutti gli enti, in particolare le regioni o chiunque altro ente voglia poi aderire a questa infrastruttura del patrimonio digitale che si sta realizzando e che offrirà tutta una serie di servizi di alto livello anche nel campo del content processing avanzato, dell'intelligenza artificiale e insomma di abilitanti, API, eccetera, adesso non entro nel dettaglio, proprio a servizio della cultura, del patrimonio italiano, di condivisione anche di dati, di tracciati descrittivi, standard, risorse digitali, nell'ottica appunto di fornire dei servizi abilitanti e trasversali a tutta la comunità, al nostro paese. Quindi questo, e mi ritrovo quindi, concludo dicendo, mettere a frutto conoscenze acquisite, competenze acquisite negli anni. Quindi ho bisogno di tutto quello che ho imparato lavorando in biblioteca e di tutto quello che chiaramente è la mia formazione archivistica, ma non solo, addirittura ho ripreso nozioni, concetti che in ambito universitario durante la triennale avevo avuto modo di studiare, di approfondire per la parte archeologica, per esempio. Io nasco come archeologa, questo non l'ho detto, però durante i tre anni di laurea, i primi tre anni, io avevo avviato un percorso archeologico. Quindi, ecco, paradossalmente non avrei mai immaginato ad oggi di riprendere anche determinate, cioè, su questo dominio, insomma. Certo, assolutamente sì. Beh, io intanto ringrazio la dottoressa De Marino, farei anche un applauso. Grazie. Mi permetto solo di fare due commenti rapidissimi, perché siamo purtroppo un po' in ritardo. Il primo è il fatto che in questo momento storico, come già detto dai relatori precedenti, c'è ampia disponibilità di offerte di lavoro, no? Sì. Perché eri già dipendente, hai avuto un'altra occasione, e quindi questo è sicuramente un segnale positivo. Il secondo, e qui mi rivolgo in particolare agli studenti, di non aver paura di svolgere tirocini, stage presso aziende o enti pubblici, no? Perché sia la prima esperienza che la seconda, di fatto sono partite da due esperienze di tirocini o stage. Quindi l'importanza di rispondere a volte anche delle offerte di stage o di tirocinio, alle quali lì per lì uno pensa di non avere nessun tipo di speranza, invece tante volte non è così. Allora, detto questo, chiudiamo la sessione della mattina. Io ringrazio tutti i relatori. Ricordo che nel pomeriggio proseguiamo in aula Gershevich a Palazzo Verdi, quindi andiamo in via Pasolini 23, ci spostiamo fisicamente. Per chi è da remoto, chiudiamo qui e poi riapriamo alle 2:30 da un altro computer, quindi vi devo salutare. E per i relatori qui presenti c'è un buffet appena uscite dalla sala. Con gli studenti ci vediamo alle 2:30 di là. Grazie a tutti, a più tardi.
registra. Tipo che ora tocca fare la finestra.